Buongiorno da Sergio Valsani e da Alessandro Barbero. Siamo sulla via di Olaf ad Amar, sul più grande lago della Norvegia. Noi oggi abbiamo fatto una tappa particolare, perché invece di andare a piedi, eccezionalmente abbiamo preso il traghetto che va da Gjøvik ad Amar attraversando appunto il lago, ma abbiamo scoperto che Gjøvik dista dalla fine del pellegrinaggio 466 chilometri, mentre invece Amar ne dista 491, quindi il nostro trasferimento da un lato all'altro del lago ci ha fatto perdere 25 chilometri. Insomma, un po' storditi da questa notizia, però almeno siamo... Non solo da quella notizia siamo storditi, diciamo tutta la verità. Perché insomma io pensavo che avrei fatto la mia prima trasmissione con una santa fatica nelle ossa, con le gambe indolenzite, con i miei 25-30 chilometri macinati e però anche con il senso di un dovere compiuto, anche se non si sa verso chi, ma insomma comunque un dovere compiuto e quindi magari anche con un po' di ebetudine ma indotta dalla stanchezza. In realtà quel pochino di stordimento, di ebetudine c'è, ma è dovuto a un pranzo pantagruelico e a una bottiglia di vino bianco, non ad altro. Come ti pare sta Norvegia? Io sono arrivato qua in treno e in barca, quindi l'essenziale dell'esperienza norvegese mi manca. Arrivando in treno da Oslo a questo posto che si scrive Gjøvik, e che i norvegesi li ho sentiti pronunciarlo in almeno tre modi diversi, quindi non mi ci azzardo, lungo tutto il percorso in treno da Oslo effettivamente veniva da dire, beh, ma avevano ragione quei due Valzani e Odi Freddi, effettivamente sì, verde è verde, non c'è niente da dire, vero, norvegesi in giro non se ne vedono, avevano perfettamente ragione, il treno camminava e macinava chilometri e raramente si fermava dove c'era una casettina che era la stazione e non si vedeva assolutamente nessuno, nessuno saliva, nessuno scendeva, quindi. Per cui fin lì tutto regolare, nuvoloni si ammassavano nel cielo e mi dicevo sta a vedere che piove, invece non è piovuto, tutto come previsto, quindi l'unica cosa è che appunto l'equipaggiamento di marcia è ancora intonso in valigia e che quindi le mie impressioni per il momento sono quelle di chi ha fatto una gita in barca su un lago svizzero. Però devo dire che giusto in barca, mentre si parlava, quello che alla fine le riflessioni che ci venivano fuori erano collegate all'europeità del panorama. Sì, perché noi siamo abituati in fondo a ragionare in termini europei, noi il nostro mondo, almeno per la nostra generazione, no, è ancora l'Europa tutto sommato. A scuola imparavi prima l'Italia e già ti sembrava che ci fosse una distanza enorme fra tutte queste regioni della penisola, poi passavi nelle superiori a vedere l'Europa e ti sembrava appunto un allargamento di orizzonte sbalorditivo, per cui ti dicevi la Norvegia chissà che posto sarà così lontana. Sta di fatto che se poi fai tanto di guardare un mappamondo invece ti rendi conto che l'Europa è una robina piccolissima, è un pugnetto di terra, di montagne, di laghi, di foreste lì, abitato da un sacco di gente, però di per sé piccolissimo. E quindi in realtà poi capita quello che capita quasi sempre quando viaggi in Europa, cioè ti guardi intorno e dici, ah davvero sono in Scozia, boh. Tutto sommato mi pare di stare in Val di Susa, è una delusione ricorrente, no? Ma perché ci immaginiamo troppo? I nostri nonni razzisti del resto dicevano, ma è ovvio che è così, questo è il clima temperato e gli europei sono gli esseri umani più civili, più intelligenti, perché hanno avuto il buon senso di vivere dove il clima è temperato, non come quegli altri che vivono dove fa caldo, la roba spunta da sola, non devi faticare, e nemmeno come quegli altri che sono andati troppo al nord e se ne stanno lì tutto il tempo nella notte eterna. Noi europei, dicevano i vecchi razzisti, viviamo nel clima temperato. E il clima temperato, bene o male, va dall'Italia alla Norvegia meridionale. Io sospetto che lunga com'è la Norvegia, se andassimo più su, magari un paesaggio diverso lo vedremmo, ma non saremmo noi a farlo. Non andremo abbastanza più in su. Però, continuando in questi discorsi, mentre la nostra nave appale, perché la caratteristica di questo traghetto che fa da Gjøvik, o come si dice Gjøvik, insomma, Io l'ho sentito pronunciare Gjøvik, oppure Gjøvik, e quindi Gjøvik, da Gjøvik suona meglio, no? Suona meglio, votiamo per francese. Gjøvik ad Amar è una nave storica, perché è una nave a pale ed è la più antica nave a pale ancora in servizio. Della nave però devo dire che la cosa più fantastica è l'equipaggio.
perché prima di imbarcarsi uno osserva questi tipi di vecchi marinai che ci sono in giro e c'è tutta la serie come in un vecchio film, vedi il capitano con l'aria autorevole, barbuto, con le spalline dorate, in alto uniforme, vedi proprio il tipo del vecchio marinaio cotto dal sole, c'è il giovane mozzo che potresti vederti benissimo sulla barca vichinga con i suoi capelli biondi, ragazzino, c'è il vecchio marinaio in pensione, che tu lo capisci che è un vecchio marinaio in pensione perché se ne sta lì anche lui cotto dal sole, col baschetto in testa, le mani in tasca, a guardar partire la nave, e poi capisci che starà lì anche a aspettare che torni, perché tanto non ha nient'altro da fare. Ti sembra di stare in un grande porto mediterraneo con tutti questi veterani di chissà quali guerre, e invece è tutta la vita che fanno avanti e indietro attraverso il lago. Come guidando l'autobus in uno specchio d'acqua tranquillissimo. Ma noi, appunto, partendo dal paesaggio europeo, partendo dall'Europa, a un certo punto abbiamo cominciato a fare dei ragionamenti un po' più complicati e ci siamo messi a un certo punto a parlare di verità. Sì, però diciamo che un antropologo ti direbbe, tu hai parlato dell'Ottocento in cui la verità la si cercava nella scienza e invece di un passato in cui la si cercava nella fede, però il vero discorso di partenza dovrebbe essere, è chiaro che noi uomini abbiamo questo bisogno tremendo di verità, di poter dire io la so la verità, tu magari non la sai, ma tu non hai fatto una verità, ma la mia sì. Sono sempre stati pochissimi, giusto Ponzio Pilato, ecco, che dice che cos'è, ma in realtà gli uomini tendono a volerla e anche a credere di averla. Allora a quel punto invece poi subentra lo storico e dice sì, però è interessante vedere che in certe epoche te la immagini in un modo, e cioè che te l'hanno rivelata dall'alto, perché se fossi lasciato a te stesso non ci arriveresti mai neanche morto a un briciolino di verità. Quindi l'unico modo è stare lì nel deserto, aspettare che qualcuno ti parli, e allora tu scrivi, prendi appunti e poi torni giù e hai un po' di verità da rivelare, da comunicare agli altri, no? E invece poi effettivamente nell'età moderna nasce questa cosa altrettanto arrogante in modo diverso, ma non di più, altrettanto, no? Di dire no, noi la verità la scopriamo noi. Ci mettiamo lì da bravi, studiamo e ce la scopriamo. Quello che accomuna gli uni e gli altri è appunto però il credere che ce l'hai la verità. Una volta che hai fatto la fatica o di aspettare che te la rivelino o di scoprirla da te, però poi ce l'hai. Si potrebbe discutere se noi oggi nel Novecento e nel nuovo millennio ufficialmente tutti ti dicono no, non ci crediamo più, non è vero, lo sappiamo che la verità è provvisoria, ma io non so quanto ci comportiamo di conseguenza, però in realtà secondo me noi continuiamo a comportarci come se la verità ce l'avessimo, tutto sommato. C'è questa stranissima inversione del dato scientifico, perché la scienza, almeno la scienza moderna, quella inventata da Galileo, da Bacone, parte rinunciando alla verità. Ma in realtà, beh, su Galileo si potrebbe forse discutere, perché io qui non ne so niente, sto qua nelle scarpe di Odifreddi, ma ho soltanto dei ricordi scolastici, però anche i ricordi scolastici sono importanti, e anzi poi in futuro parleremo di quelli di Sergio Valzania, che sono straordinari. Ma nei miei ricordi scolastici io ricordo che il professore di fisica del liceo mi diceva attenzione a dire, perché lui parlava così, attenzione a dire che Galileo era moderno, non è mica vero, perché Galileo, quando ha scoperto certe cose, ha detto questa è la verità e io intendo insegnare la verità. E il cardinale Bellarmino, povero uomo, gli diceva ma senti, noi non vogliamo mica farti delle cattiverie, basta che tu accetti di insegnare che questa è un'ipotesi. E tu puoi anche dire che se si fa quell'ipotesi lì le cose vanno a posto bene, funzionano, però è un'ipotesi. E Galileo duro, no, è la verità, non è un'ipotesi. E il mio professore di fisica concludeva, io lo ricorderò per sempre, dicendo non era moderno Galileo, era moderno il cardinale Bellarmino. Ecco, dopodiché però poi effettivamente anche i Galileo di turno cominciano a dire no, noi facciamo delle ipotesi, descriviamo e vediamo se i conti tornano, ma non pretendiamo che sia vero. Ecco, in tutta la polemica sul darwinismo, per esempio, la pretesa, no, dice io c'ho poca verità, ne ho solo mezza porzione, però quella è assolutamente la verità. Poi sono anche sapori diversi del dibattito. Ma io ho un mio comandamento privato che recita tu non ti lascerai trascinare in polemiche sul darwinismo e quindi non vorrei entrarci più di tanto, però devo anche dire che non sono d'accordo su questo fatto che la qualità della polemica sia imputabile allo stesso modo a entrambi i partiti. Se tu hai una idea, sai qualcosa, perché di verità in certi casi possiamo parlare, insomma, se tu hai una tua tesi e sai che è vera,
e qualcuno cerca di demolirtela con argomenti speciosi, tu di solito ti arrabbi, ti riscaldi e fai brutta figura. Ma non importa, hai ragione lo stesso. Non è che perché ti sei arrabbiato e riscaldato automaticamente si può dire dall'esterno «E beh, che brutta polemica, però». E io non so, il mio comandamento mi impone di fermarmi qui, ma non lo so se non sia uno di quei casi, tutto sommato. Perché, facendo un esempio parallelo, capita magari allo storico di essere essere invitato in televisione, supponiamo, in un programma in cui gli dicono, non so, professore, ma allora le piramidi egizie è possibile che siano state fabbricate dagli extraterrestri? E lo storico si affanna a dire no, noi abbiamo le prove, sono state fatte così e così. E poi il conduttore intervista uno seduto sulla poltrona accanto che invece sostiene che le hanno fabbricate gli extraterrestri. Dopodiché di solito il conduttore si rivolge al pubblico e dice ecco, abbiamo sentito due opinioni, adesso ognuno può farsi la sua idea. A questo punto lo storico, in privato, perché nel frattempo la trasmissione è finita, gli hanno tolto il microfono, dà in escandescenze. E ha ragione però a dare in escandescenze. Quindi secondo me io non vorrei giudicare darwinisti e antidarwinisti da quanto perdono le staffe rispetto ai loro avversari. Vorrei entrare più nel merito per stabilire che cosa penso di questa polemica. Bellissima questa aporia. Non voglio parlare di darwinismo, ma voglio entrare più nel merito per sapere cosa penso. Buongiorno da Sergio Valsania e da Alessandro Barbero. Oggi il Signore, anziché regalarci una bellissima giornata di sole, ci ha regalato una bellissima giornata di pioggia. Tu implichi che noi siamo altrettanto grati, non è vero? No, no, ma noi siamo ancora più grati perché lui ha variato, non ha te il primo giorno, è vero. Ti ha benedetto fin da subito. Perché andrò sempre migliorando, ovviamente. Infatti. È stata una giornata però anche sotto l'acqua molto piacevole, siamo andati velocissimi, almeno questa è l'impressione cartografica perché erano più di 30 chilometri e li abbiamo fatti in poco più di 7 ore, anche grazie al fatto che appena usciti da Amara abbiamo sbagliato strada e così abbiamo tagliato una lunga ansa che stava organizzando il percorso per noi. Sì, no, infatti abbiamo chiaramente migliorato il percorso e se c'è qualcuno a cui suggerirlo io proporrei di suggerirlo perché è nettamente migliore quello che abbiamo fatto noi. Però è anche vero che se mettono i cartellini invece su quel percorso che abbiamo fatto noi tutti si perderanno e faranno l'altro, quindi non vale la pena. No, e abbiamo fatto appunto quando ci siamo persi la seconda volta dopo il secondo paese abbiamo fatto una riflessione sulle difficoltà di questa cartografia, che poi Alessandro è il più bravo di tutti a leggere le carte, e diceva guarda qui si vede perfettamente che lì c'è il prato, lì c'è il bosco, lì c'è la ferrovia, e sono fatte benissimo queste carte. Quando siamo in campagna, quando siamo in un centro abitato invece non si riesce a capire dove si è. Questo ci ha fatto credere che la testa dell'autore della carta fosse la testa di uno che sta sempre in campagna. Intanto a quanto pare in Norvegia metà della popolazione sta in fattorie isolate in campagna effettivamente, anche se stanno leggermente diminuendo, ma comunque le probabilità sono ancora che un norvegese vive in campagna. E poi effettivamente io devo anche dire che quando mi sono fatto questa idea del pellegrinaggio non sospettavo che avremmo anche attraversato grossi centri urbani, mangiato panini in bar su svincoli autostradali, pernottato in motel presso stazioni di servizio. Avevo un'idea molto più rurale della Norvegia che avremmo attraversato. Comunque abbiamo sempre tempo perché noi notiamo un inasprimento della natura, dei luoghi. Oggi siamo passati in dei posti stranissimi, abbiamo trovato uno sfasciacarrozze nel bosco, evidentemente un troll. E appunto sempre per la serie che l'idillica Norvegia rurale si rivela meno idillica a volte di quello che uno pensa. Poi invece ci sono momenti straordinari, perché insomma quando sali su e ti trovi in mezzo a questi campi che non abbiamo capito di cosa fossero, ma in ogni caso di fiori gialli, e sullo sfondo il lago e le brume, beh effettivamente ti dici insomma tutto sommato. E mentre stavamo camminando, parlando, è capitato di affrontare la questione di qual è il mestiere dello storico. Ma questo è nato perché noi stavamo discutendo di tutt'altro e non del mestiere dello storico, per fortuna, stavamo discutendo di tutt'altro e ci accorgevamo che alla fine c'era sempre questa tendenza di Sergio a sottolineare appunto le continuità e le equivalenze, per dirla in modo banale.
cattolici e protestanti, ma sì, ma in fondo sono uguali. E questo veniva fuori anche in altri ambiti, no? E io mi sono accorto che c'era qualcosa che non mi soddisfaceva del tutto di questo, ma sì, in fondo sono uguali, che non è falso, è anche vero. Però io per forma mentis mi sono reso conto che quello che mi interessa invece è la differenza. Devo dire che anche Sergio, da buon cattolico, dovrebbe essere interessato a quello. È la pedagogia gesuita che dice distingue frequenter, se non sbaglio. Cioè, se vuoi imparare a pensare, devi saper distinguere i fenomeni, non dico spaccare il capello in quattro. E dopodiché siamo arrivati, come dire, a questa specie di accordo che è colpa della mia formazione di storico, in ogni caso. Il fatto, prima dicevi cattolici e luterani, il fatto che cattolici e luterani si parlino e si scambino le cose e si facciano i regali spirituali, per dirla così, è una cosa di grande arricchimento. Ci sono i cattolici che dicono ah, che bella questa ricchezza, che ci sono tante chiese, e allora ci sono i protestanti e gli ortodossi che dicono che bella questa cosa dei cattolici, che loro sono organizzati. Perché poi quello che ci invidiano, quello che apprezzano di noi è la stessa, o quello che temono appunto è la stessa cosa che in altri tempi non sopportavano proprio, quando veniva immaginata in maniera abbastanza aggressiva. Però adesso riconoscono che una chiesa che ha un'organizzazione, fra l'altro, diventa una chiesa che è per esempio capace di cambiare, è meno conservatrice. Vedi che, attenzione, sei partito elogiando un clima ecumenico in cui ognuno riconosce negli altri l'interesse di ciò che hanno, e però adesso stai finendo per dire perché in fondo noi abbiamo qualcosa che è meglio di quello che hanno loro. Ma a parte questo, questa è la cosa che abbiamo meglio noi, poi loro ce ne hanno altre. Ce ne avranno altre. No, è una cosa a doppio taglio, perché in ambito religioso non c'è dubbio che hai ragione. Se uno pensa che qui in Norvegia probabilmente ci sono stati momenti in cui, se tu dicevi sono cattolico, ti impiccavano al pino più vicino, non c'è dubbio che è molto meglio adesso. Non ne abbiamo visti che uno. No, ma io non sono un botanico analfabeta, chiamo pini gli abeti, scusatemi. Ti impiccavano comunque anche a un abete, secondo me, in mancanza di pini non si sarebbero fatti quel problema. E poi penso che bruci anche benissimo lì, quel legno lì, e quindi, esatto, quindi se non ti impiccavano per mancanza di corda, sapevano comunque. Ecco, rispetto a questo passato in cui c'era l'attenzione alla differenza, ma per dire guai a te se hai quella differenza, perché se te la trovo vuol dire che c'è una colpa da parte tua e ti schiaccio e ti costringo a non averla più quella differenza, che poi in fondo è il modo di ragionare di Sant'Olaf, sotto la cui protezione noi ci muoviamo, no? Perché Sant'Olaf nell'anno 1000, quando cristianizzava la Norvegia, in realtà la Norvegia era già in gran parte cristianizzata e lui si aggirava sugli stessi sentieri su cui ci aggiriamo noi, seguito da una banda di uomini in armi, e quando trovava la fattoria gli diceva: e voi qui il cristianesimo come lo osservate? E quelli gli dicevano così e così, e Olaf diceva: no, tutto sbagliato, quella cosa lì i cristiani non devono farla. E se questi ubbidivano, bene; se questi non ubbidivano, dice la vita di Sant'Olaf, provvedeva lui a suo modo, a chi tagliava una mano, a chi tagliava un piede, a chi strappava gli occhi, chi lo decapitava, chi lo impiccava. E effettivamente alla fine le differenze sono sparite. Il cristianesimo nella Norvegia di Sant'Olaf veniva osservato rigorosamente da tutti nello stesso modo. Ecco, rispetto a questo hai ragione tu, ragionissima, a dire che è molto meglio cercare ciò che ci unisce e non ciò che ci distingue. È interessante come poi questo discorso in realtà sia venuto fuori da un altro ragionamento, perché stavamo parlando di scienza delle comunicazioni o comunque di comunicazione in generale. Tu mi raccontavi questo episodio giovanile quando dicevi: no, la televisione a colori a casa non la voglio. No, vabbè, ma lì si parlava d'altro, non di comunicazione ma di estremismo degli anni 70, effettivamente, qualcosa che forse ci accomunava allora. Sì, no, è vero, l'episodio è un episodio di cui adesso un pochino però mi vergogno, nel senso che effettivamente si diceva che l'Italia è arrivata tardissimo alla televisione a colori per ragioni politiche e ideologiche, tutte sbagliate fra l'altro, tu dicevi e dimostravi, e arrivando così tardi alla televisione a colori ha distrutto la propria industria televisiva, naturalmente. Però evidentemente queste ragioni
mani ideologiche non erano soltanto di qualche ministro democristiano particolarmente arretrato, c'era uno spettro ampio, lì erano i repubblicani, figuriamoci. Però appunto io che ero di un giovane di sinistra, un ragazzo di sinistra, ricordo benissimo questa cosa che oggi trovo imbarazzante, che quando mio padre, poteva essere il 78, ha deciso, ha annunciato, compriamo la televisione a colori, io mi sono opposto e abbiamo litigato ferocemente, perché io trovavo che quei soldi era meglio spenderli in qualche modo migliore, quale non si sa naturalmente, però l'ultimo mi sembrava questa cosa consumistica di comprare la televisione a colori. Se ci ripenso adesso, lui ci deve essere stato male e io ero un deficiente evidentemente, però allora c'era un clima così. Però una cosa molto interessante che è venuta fuori mentre si parlava proprio di questo televisore a colori che doveva entrare o meno in casa Barbero una trentina d'anni fa, e ci dicevano, che cosa strana, pellegrini più giovani di noi, dice, i nostri genitori, i nostri nonni immaginavano che il progresso fosse sempre positivo. Voi siete i primi che avete messo in crisi quest'idea che il progresso tecnologico, l'aumento della forma del benessere, non abbia di per sé il segno più per forza. E questo ci riportava giusto a quello che stiamo facendo adesso, all'andare a piedi. E infatti noi siamo i primi, ma forse non gli ultimi, nel senso che confusamente già allora si percepiva qualcosa che adesso in modo diverso ma altrettanto confuso si percepisce, cioè che bisognerebbe fare qualcosa di diverso appunto rispetto all'accettare semplicemente il progresso tecnologico come cosa positiva e basta, se no appunto noi perché ce ne andiamo a piedi su questi sentieri? Quello lo faceva già Olaf, noi potremmo andarci tranquillamente su quattro ruote. E noi forse c'è l'idea che non si possa fare in altro modo, che poi ci si debba andare a piedi, perché se no che ci vai a fare? Cioè, ci vai in aereo, hai volato tanto, ma forse non hai visto la Norvegia. La Norvegia non ha visto te. La Norvegia si vede poco lo stesso, direi, perché comunque continuiamo a non incontrare nessuno, anche adesso che siamo passati sul lato classico, la via orientale del pellegrinaggio, e c'erano grandi speranze che questa via orientale fosse più frequentata, e invece tutto sommato no, quindi i norvegesi che si hanno visti continuano a essere pochissimi, quelli che hanno capito chi siamo credo nessuno in assoluto, ma questo pazienza. Dopodiché il fatto del perché lo fai è una grossa questione che forse varrebbe la pena di riservare un'altra trasmissione, perché è una questione grossa, perché lo facciamo e perché lo facevano una volta invece, di nuovo differenza, ecco, vedi, quello è il vizio evidentemente dello storico, la differenza a me sembra molto più interessante che non il fatto che comunque si arranca lungo questo stesso sentiero. Ah, secondo me la differenza è interessantissima ed è molto bello il rapporto che c'è tra la somiglianza e la differenza, perché mentre loro stavano fermi nel Medioevo a fare le cattedrali, queste sono cattedrali mobili. Lo dicevi prima, era un'immagine molto bella, no? Quella di chi ha reinventato questo pellegrinaggio di Olaf, com'era una cattedrale di cuori umani? Sì, era, che poi parlavo di quello di Compostela che è stato... Ah, è quello di Compostela, certo. Ma è la stessa, l'idea poi è la stessa, il primo genio è questo parroco di Ossebreiro, riesce partendo alla fine degli anni 70 a farlo rinascere, che sia un luogo nel quale si incontrano le persone, un luogo fatto dalle persone che si incontrano, e questa è poi un'idea molto moderna della cattedrale, la ritrasformazione di quell'idea lì, e lì puoi passare dal simile al diverso come ti pare. Però è interessante sia il simile che il diverso. Sì, no, d'accordo, ma è un'idea molto moderna anche del pellegrinaggio, effettivamente, perché appunto noi qui andiamo sulla via di Olaf per motivi molto diversi, nel tuo caso e nel mio, nel caso di altri saranno altri motivi ancora, però tutti con la sensazione che stiamo facendo un'esperienza per noi, e mi sento di poter dire di Olaf non interessa niente a nessuno. Ci può essere chi cammina su questa via e pensa che davvero Olaf sia comunque in paradiso, sia un santo e così via, ma credo che veramente nessuno faccia più questo pellegrinaggio per i motivi per cui lo facevano i norvegesi
del Medioevo invece. I norvegesi del Medioevo si arrampicavano quassù perché pensavano, uno, Olaf c'è davvero, è lassù in paradiso e mi guarda. È lassù in paradiso ed è potentissimo. Quando io nella vita mi tocca chiedere una grazia, che non mi crepino più le vacche che si sono prese la malattia, o che non mi muoia il figliolo, o non mi venga la grandine sul campo, e chiedo la grazia, benissimo, io lo chiedo. Poi Dio si rivolge a Olaf e gli dice, quel norvegese lì che ha detto, che io non capisco il norvegese, e Olaf gli traduce, e poi Dio gli dice, ma sei tu l'ha detto alle cose norvegesi, che devo fare, gliela faccio sta grazia? E Olaf dice, sì, fagliela, perché quello lì lo conosco, è venuto a Nidaros, e quindi a quello è il motivo per cui si facevano i pellegrinaggi naturalmente. Oggi credo che più nessuno lo faccia in questo spirito. Non direttamente, io comunque quando siamo arrivati a San Giacomo, a Santiago, ho visto tutti, lì si arriva e c'è la statua del santo, si sale una scaletta e si abbraccia da dietro la statua del santo. E abbracciavano tutti, mica solo i pochi cattolici, ma anche la statua della libertà, molti agnostici. L'abbraccerebbero. Sì, ma l'abbraccerebbero mica arrivandoci a piedi dopo un sacco di chilometri. Buongiorno da Sergio Valsania e Alessandro Barbero. Abbiamo fatto circa 210 chilometri e ce ne mancano 433. Devo dire, siamo stati anche piuttosto fortunati perché mentre ieri è piovuto tutto il giorno, oggi invece abbiamo avuto tutto il giorno il sole, tranne qualche piccola nuvoletta. No, adesso siamo qua sotto un sole cocente, siamo qua all'aperto nel giardino di questa casetta che affitta le camere, non si vede nient'altro che la casetta e poi verde a perdita d'occhio, e io mi sono messo le cuffie che erano rimaste 5 minuti sul tavolo, scottavano. C'è un sole che sembra di essere tornato in Sicilia più che esserci avvicinati a Trondheim. Ci è capitato anche di fare un lunghissimo viaggio nel tempo, la cui prima tappa, ordinando le cose temporalmente, è stato il cerchio delle 12 pietre, come si chiama, che abbiamo incontrato in un paesino del quale adesso abbiamo anche perso il nome. Sì, lasciamo perdere il nome, tanto non lo sanno neanche i norvegesi, a quanto ci spiegava il giornalista che ci ha portato lì, non lo sa nessuno che c'è questo posto e si guardano bene dal farlo sapere, quindi non divulghiamo neanche noi troppo. No, comunque è nei pressi di Moel, se qualcuno... Adesso è cambiato tutto. Adesso lo sappiamo bene. E si tratta di uno della Stone Age norvegese, ed è una cosa che viene datata attorno ai 2500 anni fa. A significare che rispetto ai vichinghi, che sono i primi norvegesi che ci ricordiamo noi, una distanza più o meno è quella fra Aristotele e Re Artù nel tempo. Sì, cioè era gente che non c'entrava rigorosamente niente con i vichinghi, appunto, però stavano lì e secondo qualcuno facevano sacrifici umani, ma non è ben chiaro perché appunto la nostra guida ci ha detto hanno trovato delle ossa, ma non hanno capito se erano umane o no. Ora devo dire, probabilmente hanno archeologi scadentissimi in Norvegia, perché in genere gli archeologi sanno dirti non solo che quell'osso era di cane, ma che il cane non è morto di morte naturale, ma è stato macellato e mangiato arrosto. Ecco, quindi lì probabilmente forse ulteriori ricerche potrebbero permetterci di capire se era un posto dove si facevano davvero sacrifici umani o altri culti religiosi, o se era un gigantesco barbecue, che non si può escludere neanche quello naturalmente. Loro dovevano considerare una civiltà molto sofisticata, 2500 erano capaci di mettere 12 pietre in un unico circolo, e devo dire che tu ed io non ci riusciremmo mica da soli, neanche in tutto il tempo del mondo. No, soprattutto spostare le pietre, forse fare il cerchio ce la potremmo fare se ci danno uno spago, altrimenti no, e poi siccome lo spago non esisteva, esattamente. Se dobbiamo cominciare delle condizioni ambientali a costruirci lo spago, già ci viene molto difficile. L'altro passaggio che abbiamo fatto nella storia è stato a ora di pranzo, panorama strepitoso perché qui è l'incrocio fra la morbidezza delle colline e la pianura. Quindi... Sì, però al tempo stesso, se vogliamo far immaginare ai nostri ascoltatori italiani queste colline, devono pensare a tutto tranne che alle nostre colline, perché sulle nostre colline ci sono appunto, come già si diceva, vigneti e... Queste hanno una vegetazione d'alta montagna invece, hanno queste foreste di conifere, verde scuro, e quindi sono colline fino a un certo punto. E un sacco di campi di grano, devo dire. Verde.
perché in quel loro evidentemente il grano qui matura in agosto, non alla fine. Se va bene. Sì, se va bene, non alla fine di giugno come da noi. Insomma, ci stavamo mangiando il nostro panino e abbiamo conversato e ricordavamo che Odi Freddi aveva criticato la storicità del Cristo. Però lo storico qui, Alessandro Barbero, ha detto no, per uno storico Cristo è esistito, perché adesso spieghi te. Ok, lo dico io, già che ci sono. Che ci sei. No, vabbè, poi io non sono mica uno specialista di queste cose, vado a lume di buonsenso, e Mark Bloch avvertiva gli storici che il buonsenso fa malissimo di solito, quindi magari sto dicendo una cantonata, sto prendendo una cantonata. Però voglio dire, non c'è mica tanta gente vissuta a quell'epoca di cui possediamo un certo numero di biografie scritte poco dopo, relativamente poco dopo, insomma, da gente che aveva conosciuto qualcuno che aveva conosciuto quella persona lì. E se dovessimo ragionare su quante fonti abbiamo del fatto che Cristo è esistito e avere dei dubbi, allora potremmo anche avere benissimo dei dubbi sull'imperatore Tiberio. Quanto poi a imperatori un po' meno, come dire, famosissimi, ma ancor meno ricchi di fonti, Traiano per esempio. Se non ci fosse la colonna traiana, di Traiano sapremmo a stento che è esistito. Quindi Cristo, francamente, se uno prende il fatto che c'è questo popolo che produceva profeti con una certa frequenza, e lì era da un po' che non ne venivano fuori di nuovi, soprattutto in quel momento lì, e che a un certo punto si viene a sapere che c'è stato un grande profeta che ha avuto un enorme numero di seguaci, che hanno creato un grande movimento in suo nome, e poco dopo la sua morte hanno cominciato a tramandarsi i suoi atti e fatti, a scriverli in molte versioni, contrastanti fra loro, litigando ovviamente per chi aveva ragione, ma comunque producendo un mare di testimonianze. È piuttosto antieconomica l'ipotesi che quella persona lì non sia mai esistita. A quella stregua, come dicevi tu giustamente, non è mai esistito neanche Napoleone. Sì, sì, e infatti, ma questo poi ci dava anche la dimensione di quanto la storia si chiuda dietro di noi, perché la ricerca storica si basa su delle fonti che sono molto più sfuggenti di quanto possa sembrare alla tradizione della storiografia, poi che mi riferisco abbastanza alle scuole. Sì, sì, però se tu prendi per esempio le vite degli imperatori romani, ecco, tutti possiamo dire oggi, non prendiamo alla lettera quello che ci raccontano, ci hanno fatto credere per un sacco di tempo che Claudio era un deficiente, invece probabilmente Claudio era un grande, ci hanno fatto credere che Nerone era un criminale, perché? Perché l'unica vita di Nerone l'ha scritta un suo nemico politico, ovviamente, immaginiamoci cosa succederebbe oggi se le vite dei nostri politici le scrivesse il direttore del giornale ostile, ecco, e succedeva esattamente la stessa cosa, quindi sui contenuti, cioè se quello era buono d'animo e invece era una canaglia, si può discutere all'infinito. Così come se quello lì era Dio o semplicemente diceva di esserlo, ma che la persona sia un po' più esistita, complicato. Si può discutere ancora più che all'infinito, come ti piace, ma però che sia esistita quella persona lì non ha molto senso dubitarne, sostanzialmente. Sì, ma il fatto che una persona sia esistita non è poi quel grande fatto. A noi basta e avanza, poi se qualcuno vuole complicarsi la vita, appunto, a noi basta e avanza che sia esistito e che abbia dato il via a un movimento che è indiscutibile, che ha avuto una sua forza considerevole, un fenomeno storico straordinario effettivamente. Ci sono tanti fenomeni di grandi religioni che nascono apparentemente da poco, da uno sciagurato che nel deserto pensa che Dio gli stia parlando, ecco, dopodiché ne nasce una, anzi tutte le grandi religioni sono nate così, più o meno in un modo o nell'altro, e dopodiché chi è interessato a questo tipo di problema dice ma come mai ha avuto quel successo? Ci deve essere qualcosa di più di quello che noi ci vediamo, di quello che solo gli uomini avrebbero saputo fare. Ma questo discorso si potrebbe fare per tante grandi religioni, d'altra parte. No, ma mi fa piacere che tu, che fai l'ateo in questo gioco, comunque l'agnostico, abbia preso la parte del riferimento religioso e non di quello storico. E oggi ci siamo trovati anche a parlare dell'importanza delle differenze che uno si aspetta di trovare e invece non trova. Perché siamo entrati in una chiesa che ci hanno detto essere anche abbastanza importante, perché molto cara alla devozione della regina di Norvegia, e abbiamo trovato una pala d'altare gigantesca, tutta intarsiata in legno e anche con due, mi pare, quattro dipinti inseriti dentro, di quelli tipo fiammingo,
Però non era tanto il livello artistico, comunque non era neanche tanto male dell'oggetto. No, non era niente male, era una cosa tipo fine 400, inizio 500, così a occhio, è di buona qualità. Almeno per stare in un posto sperduto della Norvegia. A noi meridionali sembra quest'angolino di Norvegia. Sì, e però era pieno di santi. In una chiesa luterana era pieno di santi. Ora, io sono ignorantissimo in tutte queste cose, ma tutti a spiegarci, ma i protestanti, basta con il culto dei santi, queste sono cose in fondo quasi considerate da politeisti, per cui Lutero dice di abbandonare tutte queste cose, qui è pieno di santi, di raffigurazioni. Tanto ci sono anche delle sfumature tra i protestanti, anzi piuttosto pesanti effettivamente. Io credo che una chiesa calvinista forse non li trovi più i retabili con la Vergine. Però se in tutte quelle luterane ci sono, mi sorprende. Ma veniamo però a dire il merito, a te non ti sorprende affatto, perché è già dall'altro ieri che ci dici ma in realtà questi luterani sono cattolici. Secondo me tu sapevi benissimo che in quella chiesa c'era quella cosa lì e per questo hai insistito di andarla a visitare, per poterci dimostrare questa cosa. No, immaginavo che, per esempio, avevo letto nella guida che da qualche parte doveva esserci un San Giacomo che era stato regalato proprio da San Giacomo, quindi da Santiago, per un rapporto fra pellegrinaggi. Già, quello ce lo siamo perso. Poi qualcuno ipotizzava che l'avessero regalato qui ai norvegesi perché è uno di quei matamoros massacratori di musulmani che in Spagna non si possono più tenere, quindi li danno via a buon comunque mercato. In Spagna ne hanno un sacco. E poi c'era San Rocco, per esempio, e tu hai riconosciuto subito, abilissimo iconografo. Stava lì a scoprirsi, a tirarsi sulle brache per far vedere il bubbone della peste, la piaga della peste. E quindi San Rocco, che un altro dei grandi santi pellegrini, ma che si sia conservato il retablo quattrocentesco, molto simile a quello delle chiese spagnole, cioè di gusto più spagnolo che di gusto italiano, perché noi quelle sculturine non le facevamo. Io lì non ne capisco niente, ma credo che anche i tedeschi ne facessero tante, no? Nella Germania meridionale specialmente ce n'è un mare di quelle cose lì anche adesso, in quella che è rimasta cattolica ne vedi tanti, al nord forse non li vedi più tanto. Infatti immagini che, cioè probabilmente, vado un po' occhio, ma nelle zone di confine le differenze sono state un po' sottolineate. Invece in queste zone più lontane questa parte di devozione popolare si è salvata, è stata tradita in maniera un po' più soft. Sì, faceva meno paura probabilmente, però anche lì sì, adesso stiamo improvvisando alla grande, è un fenomeno interessantissimo e sarà anche studiato da gente che ne sa più di noi e che se ci sente adesso si sta tenendo la pancia da ridere probabilmente a sentirci teorizzare su questo. È un fenomeno interessantissimo, come i protestanti a un certo punto, alcuni decidono che il nemico sono proprio la Vergine Maria, i santi, le pitture, e tirano giù tutto con estrema ferocia, e altri invece tutto sommato dicono ma sì dai, non è un problema. Comunque domani ci occuperemo del packaging del vino, un elemento molto importante in questo pellegrinaggio. Non sono io che devo dirlo, perché sono stato io il protagonista dell'idea di portarsi dietro una valigia piena di vino, ma però insomma da quello che si leggeva l'ipotesi che non avremmo facilmente trovato un bicchiere di vino rosso a pranzo si affacciava. Poi in realtà non per i motivi che credevo io, perché dovunque siamo andati a mangiare il vino te lo davano anche a prezzi che lasciamo, non menzioniamo per pudore. Il problema del pranzo è che non troviamo proprio il posto dove mangiare, come forse abbiamo già detto spesso, ma ci ha un po' traumatizzati questa cosa. Comunque fatto sta che il pacchetto di vino che a casa disprezziamo magari a favore della bella bottiglia, qua si rivela un elemento fondamentale del kit del pellegrino. Del kit del pellegrino, questo quartino di vino, nel cartoncino, molto buono, devo dire, almeno nella condizione data è veramente molto buono, e fa riflettere su tutto un problema del packaging del vino. Mi spiegavano che in Giappone l'80% della popolazione non è in grado di utilizzare un cavatappi, quindi è molto difficile penetrare nel mercato giapponese con un prodotto che si basa sul fatto che uno sappia stappare la bottiglia e non la tenga solo in salotto. E però al tempo stesso non si può rinunciare a quelle cose lì se si vuole fare un prodotto di un certo tipo. Tu, eri tu che raccontavi oggi che perfino i monaci del Monte
Abate Athos che fanno il vino, ormai ci sono gli enologi che vanno a seccarli e li costringono a cambiare la forma della bottiglia per avere quella che il mercato riconosce evidentemente come più prestigiosa, no? Sì, ma sono i due piani del mondo del vino, il prodotto d'eccellenza e il prodotto invece di uso quotidiano. E addirittura questo discorso noi l'abbiamo fatto sulla lirica prima che farlo sul vino, perché in Italia soprattutto esiste la lirica punta all'altissimo livello, ma non c'è una lirica diffusa, per cui se il turista giapponese vede in Italia ha dei problemi per vedersi la sua brava Traviata, che sarebbe tutto contento insomma, di vedere. Insomma, i giapponesi si perdono tutto il meglio. Esatto. Cade. Buongiorno da Sergio Valsania e Alessandro Barbero. Sempre sulla via che va da Oslo a Trondheim e oggi abbiamo sfiorato il conseguimento dei soli 400 chilometri alla meta, perché secondo la guida che usiamo ne mancano 401, beh, cioè per un chilometro. Le guide sbagliano spesso, potrebbero anche essere solo 400, dai. Sì, sì, lo diamo per 400 tondi che ci viene meglio. Allora, come sempre dobbiamo dare un po' conto della nostra giornata e ci penserà Alessandro perché è stato... Questo perché tu sei così stravolto dalla stanchezza che non ce la fai, ma anch'io non ce la faccio, non mi ricordo niente, abbiamo camminato. No, però abbiamo camminato, ma abbiamo passato Lillehammer. Sì, abbiamo attraversato Lillehammer con grande successo, nel senso che abbiamo attraversato a gran velocità la via centrale, la Main Street, viste le prime vetrine che vedevamo dopo aver abbandonato Oslo, poi nell'entusiasmo ci siamo persi nella periferia industriale di Lillehammer. C'è anche un sistema che è abbastanza ben fatto per accompagnare chi cammina. Il limite è che sulla parte così informativa, che evidentemente chi ha fatto il lavoro è un uomo di natura, non un uomo di città, per cui tutte le volte sistematicamente che incontriamo un centro abitato ci perdiamo. Peraltro credo che possiamo stare tranquilli, perché dopo Lillehammer, che già non è una metropoli, perché quando io prima ho detto la periferia industriale di Lillehammer non bisogna immaginarsi Manchester, comunque ne siamo usciti abbastanza in fretta e illesi, dopo Lillehammer, se non sbaglio, per molte e molte tappe non incontreremo più niente del genere. No, quindi da quel punto di vista siamo tranquilli. Un altro elemento così di debolezza, se vogliamo, di questo percorso, prezzi, non dico che siano alti, però sicuramente è un contesto molto lontano da quello dell'esperienza, per esempio, spagnola, un po' poco friendly per la parte del camminatore studente, perché diventa anche un investimento, questo va detto. No, specialmente il mangiare, che è costosissimo. Gli alberghi non sembrano cari, ma forse questo dimostra solo che noi ci siamo ormai abituati in Italia a degli alberghi dai prezzi terrificanti, quindi qua non ci spaventiamo più troppo. Però ieri mattina noi abbiamo comprato due bottigliette da mezzo litro di acqua minerale spendendo 9 euro. Sì, ma anche perché comprare l'acqua minerale in Norvegia è perlomeno una cosa rara. Ma quello è dovuto a un errore di calcolo, l'errore di calcolo fatto in Italia quando una borraccia da mezzo litro sembrava sufficiente. Non mi capiterà mai più questo, perché una borraccia da un litro mi costava probabilmente 9 euro in più, e sono quelli che ho speso per procurarmi le due bottigliette, in cui ciò che era prezioso non era l'acqua contenuta, ma era il contenitore. No, sì, qui va detto che il consumo di acqua camminando è medio-alto. Io ho visto che anche oggi ho consumato quasi per intero i 2 litri che mi ero portato dietro. Sì, io sono stato sul litro fra acqua, vino e succo di frutta, ma ho un po' sofferto verso la fine. Il secondo litro me lo sono fatto appena arrivato in albergo, quindi ecco. Che mi sono messo in pari. Allora, noi dobbiamo anche dare conto di quello che abbiamo detto, non prima di fare una riflessione su quali sono i momenti della parola, perché Alessandro aveva proposto un grafico del parlare. Sì, infatti noi in genere partiamo al mattino freschi e baldanzosi e chiacchieriamo di un sacco di cose e dicendo un sacco di stupidaggini anche naturalmente, che poi in parte riprendiamo in trasmissione. Poi direi che il grafico va calando, c'è una piccola ripresa quando uno comincia a dire ci fermiamo qui a mangiare, ma no dai facciamo ancora un pezzettino, e lì ringalluzzito dall'idea della sosta si parla ancora un po'. Quando si riparte dopo mangiato si è tetri e pensosi e per lungo tempo non si parla più.
Poi quando si comincia a dire, ma secondo te quanto manca all'arrivo? Lì gli spiriti risalgono, però i discorsi che tentano di essere intelligenti direi che sono confinati alla prima oretta del mattino, fondamentalmente. E poi gli spiriti risalgono solo se manca la salita, perché se c'è la salita viene percorsa nel pomeriggio in un silenzio molto pensoso. E a quel punto sale il corpo, ma lo spirito precipita invece. Noi abbiamo parlato di cose complicatissime oggi e abbiamo parlato di un discorso della narrazione storica sul quale abbiamo avuto un confronto. Sì, abbiamo parlato di questa tendenza che c'è oggi nel mio mestiere di storico, tendenza di alcuni a dire, insomma, è un libro di storia, è un libro che pretende di raccontare delle cose, ma al di là del racconto in realtà... Che cosa c'è? Siamo poi sicuri che c'è qualcosa al di là del racconto? Gli estremisti ti dicono no, non siamo sicuri e anzi probabilmente non c'è niente, c'è soltanto il racconto che è sempre totalmente soggettivo. E ora naturalmente qui si parte da un problema che è sacrosanto, cioè sapere che tu che scrivi è un bell'atto di arroganza, pretendere che stai rappresentando la realtà, tutta la realtà e nient'altro che la realtà. Tu descrivi il punto di vista tuo, come i giuramenti nei come quando si giura nei tribunali americani, a vostro onore, dica la verità, tutta la verità, nient'altro che la verità. Lei è uno storico. Ora, in realtà io direi che lo storico può tutto sommato dire con una certa tranquillità, sì, io sto dicendo nient'altro che la verità, entro certi limiti, per quanto ne so io. Tutta la verità invece non la dirò mai, che è il motivo per cui, viva Dio, si continua a scrivere libri di storia sullo stesso argomento, perché su ogni argomento la verità non è mai esaurita, naturalmente. Forse a un certo punto sarà esaurito quello che si può dire, ma non è detto, perché anche per il più lontano passato gli archeologi poi cominciano a scavare fuori delle cose e la verità si dilata. Ecco. Però quella verità è esistita comunque. Invece il problema che tu ponevi è quello di chi dice oggi agli storici no, non illudetevi, voi raccontate, ma dietro le mille facce del vostro racconto una realtà oggettiva, concreta, una realtà dei fatti come sono avvenuti davvero, come dicevano quei vecchi e bravi storici tedeschi del 1800, ecco. Quello, questo no, non si può più fare, dicono alcuni. In realtà, secondo me, se si prende l'esempio di noi quattro che facevamo oggi una tappa di strada, il problema si chiarisce, non pensi? Ma io ho due sospetti. Uno relativamente all'esistenza di fatti circoscritti. Cioè, esistono tantissime cose, infinite cose. Ma tu dici questo proprio adesso che noi stiamo circoscrivendo la nostra vita in tappe esattamente delimitate e siamo in grado di dire per ogni giorno, la cartina di quel giorno è quella. Abbiamo fatto 31 chilometri, uno di più, uno di meno. Siamo partiti alle 8 e arrivati alle 4. Viviamo una vita circoscritta e stiamo facendo un pellegrinaggio che è la metafora della vita. Quindi è evidente che funziona così. Sì, ma io penso che se uno sceglie di raccontare il nostro cammino, come stiamo facendo poi noi che lo stiamo raccontando così in diretta, ciascuno di noi probabilmente darebbe delle cesure diverse alla giornata, darebbe delle cesure diverse all'avventura. Partirebbe nel suo racconto in maniera diversa e quindi chiaro, no? Ma infatti è evidente che su questo nostro pellegrinaggio gli storici futuri che scriveranno per un pubblico assetato di sapere delle nostre avventure potranno scrivere molti libri diversi. Ciascuno di noi lo racconterà nelle sue memorie e sarà una fonte quella, non sarà il libro di uno storico, sarà la fonte di chi c'era in mezzo, che ha vissuto, sa più di tutti cosa voleva dire arrampicarsi su per quella pietraia o mangiare quel panino al sole su quella panchina, lo sa più di tutti, meglio di tutti, però vede le cose da dentro anche. Noi non percepiamo ancora adesso l'enorme importanza storica di quello che stiamo facendo, sono solo gli storici futuri che lo percepiranno naturalmente, e poi gli storici futuri avranno tanti modi di raccontare questa cosa. Ci saranno storici pomposi che diranno questo manipolo di eroi che gettava il cuore oltre l'ostacolo, che affrontava ogni difficoltà, incurante, sprezzante della fatica. Oppure ci saranno gli storici invece postmoderni che diranno, appunto, conteranno le vesciche che ci sono venute ai piedi e in base ai nostri diari, cercando di capire se mentivamo oppure no, diranno, sì certo, Valzania quel mattino era abbastanza scoraggiato, si diceva ma che razza di compagno mi sono preso, e poi tutto sommato di eroico non c'era niente, Barbero lo faceva per i soldi, ecco. E saranno due modi diversi di raccontare la storia e ce ne saranno altri ancora, ma i fatti
fatti concreti che noi oggi, che razza di giorno è? Venerdì 2 luglio? Sì. Venerdì 2 luglio siamo arrivati a questo hotel di Nermo con la vista sul fiume, sulle colline, questo è un fatto che nessuno potrà mai smentire, o meglio qualcuno cercherà di smentirlo, ma avrà torto. Ma noi invece, noi e i nostri storici difenderanno questa realtà. Però c'era anche un'altra obiezione, ci sono delle modalità di scrittura che non sono quelle dello storico, e c'erano due esempi, Madame Bovary di Flaubert e i Buddenbrook di Thomas Mann, sono due libri che descrivono la borghesia francese e la borghesia tedesca in un determinato momento molto meglio di come è stata descritta da 2000 sforzi di storici che hanno raccontato quel periodo storico, magari raccontando chi è il Presidente della Repubblica, cosa è successo, o in Germania tutta l'unificazione tedesca, però non hanno colto o non hanno saputo raccontare, per tornare alla parola raccontare, gli umori, i sapori, il pensiero di dei gruppi di persone. Tanto appunto non credere che Flaubert o Thomas Mann non abbiano lavorato anni e anni sui giornali, sulle notizie, scavato negli archivi. Quindi sono libri di storia. Quelli sono libri di storia, certamente, ma io sono disposto a concederlo tranquillamente, dai. Esistono due tipi di libri di storia, che però fanno un contratto diverso con il lettore. C'è un tipo di libro che al lettore dice: io ti porto nel cuore di quel mondo, te lo descrivo, te lo racconto, ti faccio godere, ti faccio divertire, ti faccio anche imparare, però sappi che me le sto inventando quelle cose lì, i fatti specifici, Madame Bovary non è esistita, non illuderti, e neanche Anna Karenina, però se vuoi sapere come poteva essere la vita di una borghese dei miei tempi, io te la metto lì così e sappi che impari com'era la vita di una donna dei miei tempi. E poi c'è invece il tipo di libro che fa un contratto diverso col lettore, che gli dice: guarda, io non so se sarò così divertente, però ci provo anch'io, sia chiaro. Però su di me puoi contare su questa cosa, che quello che io ti racconto è tutta esperienza vera di gente che l'ha vissuta effettivamente. Qui non si inventa nulla, sostanzialmente, signori. Qui vi raccontiamo cose accadute davvero. Se vi piace di più sapere, provare quel certo brivido, che quello che leggi è capitato davvero a qualcuno, allora prendi quel libro lì. Se invece quello non ti interessa particolarmente, va benissimo anche l'altra versione, il romanzo. L'importante è non confonderle le due cose, perché come si diceva oggi, è chiaro che se io prendo Madame Bovary e dico: accidenti, qua imparo tantissimo su come era, come pensavano i borghesi francesi dell'Ottocento, certo, è perfetto. Se invece io pretendo di usare Madame Bovary per fare la statistica dei suicidi nella Normandia del 1850, non va più bene, perché quel suicidio lì non c'è stato nella realtà. No, questo è un discorso sulle fonti, però si può andare ancora più in là, perché in realtà anche la nostra giornata di oggi è difficile il racconto oggettivo della nostra giornata di oggi. Togliendoci tutto quello che è la parte emotiva, la parte del pensiero, dei perché, delle motivazioni. Tu non toglierlo, non devi toglierlo. Quello che non devi fare è dire: a un certo punto Alessandro era così stanco che si è fermato sul ciglio della strada e ha aspettato che passasse qualcuno, sono passate due bellissime norvegesi a bordo di una Ferrari, lo hanno caricato su e poi un'oretta dopo è ricomparso all'albergo, un po' stanco ancora, ma insomma comunque felice. Ecco, questo non lo devi fare, perché purtroppo non è successo, ovviamente. Sì, no, ma però poi anche se io scrivo la battaglia di Austerlitz, poi lo devo fare quello sforzo per tentare di capire chi era Napoleone e come pensava. Qui su questo, diciamo, non ci piove, per usare questa frase che ci spero ci porti fortuna anche qui in futuro. Senza dubbio, raccontare ai lettori del futuro cosa provavamo e pensavamo noi durante questa nostra eroica impresa sarà una cosa assolutamente fondamentale. Poi naturalmente lì cominciano le complicazioni, perché ci potrà essere lo storico contrario a questa moda idiota dei pellegrinaggi
che scriverà un libro per dimostrare che questi erano due mentecatti che hanno fatto una cosa completamente assurda. E ci sarà invece chi sostiene che da lì è nata la rigenerazione dell'umanità e troverà in noi dei precursori. Ma questa è una meravigliosa varietà di punti di vista che sta dentro la storia comunque. E questo è solo un accenno dei discorsi che abbiamo fatto oggi. Buongiorno da Sergio Valsania e Alessandro Barbero. La tappa di oggi ci ha sorpreso perché doveva essere una tranquilla tappa di spostamento, invece devo dire molto bella, probabilmente la più bella tappa che abbiamo fatto fino a questo momento, tutta in mezzo ai boschi. L'unica vera controindicazione è che era sempre in salita e poi ha un po' tradito l'aspettativa. Noi aspettavamo appunto una cosa facile, invece è stata una cosa abbastanza impegnativa. Sì, poi ci siamo probabilmente persi il giusto numero di volte, però stavolta ci siamo sempre persi in salita. Cioè, siamo sempre andati più su di quello che avremmo dovuto. Non succede mai il contrario, che uno si perde in discesa e dice: oh, già, sono già arrivato, che strano. E abbiamo anche mancato di circa un chilometro l'arrivo e quindi siamo dovuti tornare indietro di un chilometro dopo essere arrivati, cosa che suggerisce che già prima siamo andati un chilometro più avanti. Certo, naturalmente queste cose sono di interesse limitato per chi ci ascolta, ma per noi sono più o meno l'unico pensiero che riusciamo a pensare in questo momento. Anzi, se dipendesse da me, tutte le nostre trasmissioni sarebbero uguali, cioè comincerebbero con un quarto d'ora di lamentele, con una rassegna accurata di ogni singolo muscolo. Per fortuna qui c'è Sergio Valzania che mi ricorda che invece dobbiamo cercare di dire delle cose interessanti per tutti e non soltanto per noi. E le cose interessanti per tutti che diciamo di solito sono legate al nostro andare, e giusto Alessandro Barbero aveva notato ieri che la mattina è il giorno nel quale noi elaboriamo il nostro pensiero, poi via via che il tono fisico cala, o che la meditazione si fa più intensa, se vogliamo metterla così, la conversazione un po' si scioglie. Però appena seduti per mangiare un panino, subito ci siamo scatenati sul tema: la differenza fra il mito e la storia. Qual è la differenza fra la storia e il mito? Questo è un bel problema, e a cui si deve aggiungere però subito una seconda domanda: per chi questa differenza? Perché probabilmente per la brava gente della Grecia antica, e quando dico la brava gente voglio dire il vasaio, non Socrate o Platone, che fra loro facevano discorsi difficili e si capivano e lo sapevano che insomma gli dèi, il mito, sono tutti modi di dire, sono tutte metafore, ma per il vasaio molto probabilmente in cielo c'era davvero Giove che scagliava le folgori quando tuonava, c'era davvero Ares, gli altri dei, e allo stesso modo c'erano i grandi dell'antichità, Temistocle che aveva sconfitto i persiani. Non credo che la gente facesse una differenza. Ma io affrontavo la questione anche dal punto di vista della memoria collettiva, nel senso, se noi andiamo per esempio sull'Odissea, c'è tutto un problema su quanti inserimenti siano stati fatti nell'Odissea, per esempio da parte degli spartani che vogliono che Temistocle, che il figlio di Ulisse, lì come si chiama? Guarda, le mie capacità intellettive a quest'ora sono completamente esaurite. Insomma, Telemaco. Telemaco, ecco, dopo aver detto Temistocle, Telemaco non mi veniva più, che Telemaco vada a Sparta, trovi Menelao, trovi Elena, perché Sparta deve essere inserita in quella storia, e quindi praticamente c'è un pezzo che è quasi un doppione. O quando poi Pisistrato decide che bisogna fare la redazione vera, già allora nel 500 avanti Cristo, l'idea è che quello è il loro passato comune e così lo rappresentano. Sì, il loro passato comune è ancora di più il loro sistema di valori, il modo in cui si immaginano che le cose avrebbero dovuto andare, più che non come sono andate davvero. Perché poi quando uno dice il mito e la storia si può fare anche quella in tanti modi. Tu hai buon gioco a dirmi che anche l'Iliade in fondo è storia, ed è impossibile negarlo, perché Schliemann ci è andato col libro in mano e l'ha trovata, e quindi ormai è impossibile dimostrare il contrario, certamente. Però poi quando uno dice storia intende anche la storia critica, cioè che dice: noi come facciamo a saperla questa cosa? Dice: ma lo dice Omero. Ah, interessante. E chi era Omero esattamente? E lì si complica molto la faccenda.
quanto al mito come fondamento appunto dei nostri valori, della nostra società, immagine del nostro passato che noi ci facciamo, sì, va bene, però è facile per noi che ce ne stiamo qui in Norvegia nell'anno 2010 dire chi se ne importa se Eracle è esistito veramente o no, quello che conta è che per i greci era un'immagine del loro popolo, della loro tradizione, del loro passato. È facile farlo con i miti degli antichi greci, però se ci fosse qui Odi Freddi ti direbbe che invece è interessantissimo sapere se Gesù Cristo è esistito o no, e quindi se i Vangeli sono storia o sono mito, e lì dire ma sì, ma in fondo è la stessa cosa, forse anche per te sarebbe meno soddisfacente. Ma non lo so, perché poi quando Dante dice ai tempi degli dèi falsi e bugiardi, no? Sicuramente non è che tutte le religioni che non contemplano Cristo siano religioni false, no? Perché nessun credente crede una cosa del genere. Sì, quando si discute cosa siano le religioni e cosa pensino i credenti, siamo su un terreno più solido per te, naturalmente, ne sai più tu di me. Però al tempo stesso mi viene da dire che quando dici nessun credente si immagina che solo la sua religione è vera e le altre sono completamente false, forse intendi dire nessuno dei credenti che piacciono a me. Ma io temo che ce ne siano moltissimi di credenti che invece pensano quello. Io penso che un sondaggio nella pianura padana su se l'Islam contenga anche verità oppure no e in che proporzione, io temo che non darebbe i risultati che piacerebbero a te e anche a me, si intende. No, nessun credente. Cioè, questo è uno dei problemi che abbiamo noi non credenti nei confronti di chi crede, che è un po' simile ai discorsi che facevano a chi era iscritto al Partito Comunista una volta. Quindi io non è che voglio crocifiggere nessuno, Quando uno una volta stava nel Partito Comunista dicevano ah, ma Stalin, dice sì, ma certo, ma che conta Stalin, noi siamo diversi, e non devi andare a guardare quelli cattivi, devi andare a guardare quelli buoni. Ma per questa è chi sempre siamo. Un'ottima idea, cioè guardare i buoni e non i cattivi. È difficile non avere rispetto per una parte degli ideali che hanno mosso una serie di persone. Non significa non pensare che poi sono state fatte anche delle cose sbagliate in nome di quegli ideali. Sì, ma poi quando ti metti in una prospettiva storica, naturalmente questa faccenda del rispetto è una faccenda importante, perché la storia consiste, fare storia consiste anche proprio molto nel confrontarti con la gente che è vissuta in quel luogo strano che è il passato, e non dire ah ma io ne so più di voi, eravate tutti dei deficienti, che invece è la reazione dell'uomo normale, La reazione della persona normale, se mai per caso pensa alla storia, dice sì, nel passato figuriamoci, a quei tempi figuriamoci un po', mentre invece quando poi ci vai dentro ti accorgi che il passato è abitato da gente e che se tu non la rispetti vai fuori strada completamente, quindi questa cosa del rispetto conta. Sul presente diciamo che è un po' più difficile, perché il passato è lì, è finito grosso modo, tranne certi passati che non finiscono mai, che non passano mai, ma grosso modo è lì e tu puoi rispettare tutti. Nel presente, se tu sei impegnato in un partito, sì, è bello dire rispetto anche quelli del partito avverso, però è faticosissimo, e credo che anche se tu stai dentro una religione, il rispetto per l'altra, proprio quello totale, assoluto, sia difficile, sia di pochi, e sia forse perfino contraddittorio alla fine. Ma non so, perché è bella questa cosa che tu dici sulla la storia e il modo per capire che gente diversa da noi non era né peggiore di noi né più arretrata di noi. Qualche giorno fa parlavamo dell'alchimia, no? E per loro era quello che per noi oggi è la scienza. Non montiamoci troppo la testa. Non approfittarti che non c'è Odi Freddi qua per rintuzzare, no, cacciarti di gola che, senza affermazioni eretiche. Questa affermazione eretica. Ci sei tu che sei Alessandro Barbero, lo storico medievista, per cui non puoi sfuggire dal dire sì, certo, rispetto alla loro mentalità era così. No, però il medievista dice anche, tutto sommato, l'automobile è un progresso con i suoi svantaggi, come tutti i progressi, rispetto al cavallo. Non c'è dubbio che in automobile vai più veloce. Allo stesso modo non c'è dubbio che con la medicina moderna guarisci un po' di più che non con la medicina medievale, per esempio. Queste cose qua si possono dire. Sì, ma queste cose qua però non significano che adesso le persone vengono curate e guarite nella maniera migliore in assoluto. E soprattutto non significa che sono più intelligenti di quelle di allora.
Ma non significa nemmeno che le automobili siano il miglior mezzo di trasporto che ci sia e che debbano rimanere all'infinito. Questo è l'altro problema che si pone, anche questo lo evocavamo in questi giorni, perché noi viviamo in un pezzo del tempo e quello indietro lo vediamo bene o male, il passato grosso modo lo vediamo, ci capiamo poco, ma grazie a chi fa il mio mestiere bene o male qualcosina ci sembra di capirci, no? Il futuro non lo vediamo assolutamente e quindi succede che per esempio tu leggi che nel Medioevo o anche nell'antica Roma la gente a 50 anni era già vecchia e tu dici: ma pazzesco, a 50 anni erano già vecchi, ma chissà com'era brutto vivere allora quando a 50 anni eri già vecchio, e non ti rendi conto che probabilmente fra qualche secolo la gente vivrà 120 anni davvero, e quindi fra qualche secolo la gente dirà: ma sai che nel 2000 a 80 anni erano vecchi, spaventoso, chissà come soffrivano a vivere in un modo così. Quindi la mancanza della prospettiva futura effettivamente è un problema che ti appiattisce un po' tutto. Appiattisce un po' tutto e fra l'altro non ci esime dal parlare del problema dei fiori gialli. Perché oggi ne abbiamo parlato così tanto. Siamo partiti dal ranuncolo, perché qua è pieno di ranuncoli, vive Dio. Infatti, dal ranuncolo. Il ranuncolo è giallo e fra l'altro c'è un forte accordo fra Dio che ha creato il ranuncolo e Alessandro Barbero e lo guarda sul colore giallo. Sì, siamo della stessa opinione su questo, ha fatto bene a farlo giallo. Ha fatto bene a farlo giallo, ma il fatto che il ranuncolo poi evochi per esempio in me questa idea della tenerezza di Dio nei confronti del creato, che allora si mette a fare tutti i ranuncoli e poi le zanzare, ma anche virus, anche delle cose peggiori, sì, però insieme con l'idea della grandiosità, ma anche del piccolo e più modesto dettaglio. È proprio questo, diciamo che adesso quello che dirò io adesso sarà molto rozzo e servirà forse solo a farti capire com'è che ragiona un miscredente, perché il miscredente dice: voi ci parlate di un essere che bene o male è un po' simile a noi, del resto ha detto vi ho fatti un'immagine e somiglianza, bene o male è un po' simile a noi, quindi come dire, pensa, ragiona, ha dei desideri, vuol fare delle cose, è un essere individuale, è lui, non è un altro, ecco. Questa è la chiave di tutto. Ecco, quando cominci a far questo, a me sembra che diventi inevitabile dire: beh, allora è vero che quell'essere a un certo punto ha detto: che faccio oggi? Ma creo il ranuncolo. E come lo faccio il ranuncolo? Ma blu, ma no, dai, facciamolo giallo, dai, ok, lo faccio giallo. A me sembra che a questo punto la cosa sia già scaduta a un livello tale per cui io non ci riesco più a credere. Non ci riesco più a credere che davvero esiste un essere più o meno come me con cui posso interloquire, che ha creato l'universo, e poi me lo immagino che sta lì e dice: oggi faccio il ranuncolo. È ridicolo. E da questa impasse il miscredente non riesce a uscire, perché se devi pensare che Dio abbia una volontà, quella volontà si concretizza anche nel fare, ripeto, non solo il ranuncolo, ma la zanzara. 240 specie diverse di zanzare. Una volta che sei Dio e fai la zanzara, non ne fai una così. Sì, ma poi dici: già che ci sono, sai che c'è? Gli faccio anche trasmettere una malattia mortale. E a questo punto dici: ma io non lo voglio conoscere, se lo incontro non gli stringo la mano, quello lì. E quindi ti dici: ma non è possibile, quindi non è vero che esiste uno che pensa, che desidera, con cui potrei parlare, perché se esistesse non ci vorrei parlare in realtà alla fin fine. E quindi non riesci a vedere quello che invece voi evidentemente vedete di diverso, che vi permette di uscire da questa impasse. Ma c'era un pezzo bellissimo di Unamuno sulla resurrezione, dice: si risorge, ma chi è che risorge? E poi dice: ma risorgerò coi miei difetti, perché poi dice uno: risorge, ma se risorgo senza i difetti sono uguale a tutti gli altri, perché le perfezioni sono di tutti, se tutti sono perfetti tutti sono uguali. E lui dice: no, ma io voglio risorgere con tutti i miei difetti, non solo con tutti i miei difetti, voglio anche provare il dolore dopo che sono risorto, perché se no mi manca un pezzo del mio essere. Basta che vada all'inferno, non c'è nessun problema. Io mi voglio bene, per cui penso di meritarmi, penso che il compito della mia vita sia meritarmi di risorgere, mi comporto anche se non, in maniera tale che se non ci fosse la resurrezione sarebbe uno scandalo, e però voglio risorgere tutto. E quindi una volta che hai assunto questa dimensione del dolore fra i doni di Dio,
E cominci a dire, per fortuna ci sono anche le zanzare. Ma sì, però il problema è sempre Dio, chi è Dio? Perché le zanzare ci sono, questo è indiscutibile. Possiamo partire da quello, che è una cosa su cui concordiamo, grosso modo. Sì, sì, sì. Per quanto qui in Norvegia ce n'è poi di meno di quella che noi temevamo, per cui abbiamo preso l'oro di precauzione. Non parliamo. Qui nella Norvegia centro-meridionale ce ne sono di meno, poi più su. Però poi una volta partito da quello, se la zanzara è il prodotto di qualcuno e tu devi giudicare quel qualcuno, sì, puoi metterti di buon animo e dire accetto tutto, va benissimo. Però a me non è neanche tanto l'idea che colpisce molti della malvagità di Dio. Dice perché fa morire i bambini e tutte queste solite cose qua. Perché c'è il bacillo della peste, il ragno che mangia vivo l'insetto, perché queste cose. Non è tanto quello. È proprio l'impossibilità di immaginare un essere singolo, individuale, con una sua volontà, che si mette a fare tutte queste cosettine e continuare a rispettarlo. Forse la differenza è quella. Chi è religioso prova un immenso rispetto verso questa idea del grande artigiano che fa un pezzettino per volta. Se non riesce a provare quel rispetto, non riesce neanche a credere che ci sia. No, penso, il fatto è, se uno dopo aver guardato la zanzara, qui tra l'altro non fa mai buio in Norvegia, ma se uno guardi la profondità delle galassie, insomma, è un artigiano anche di una potenza assoluta, quando poi uno pensa a quanto ci ha voluto per fare sto tavolo, con tutte le molecole, gli atomi, tutti questi universi che si incrociano in tutti i modi. E ma vedi, devi essere già programmato per pensarla così, per viverla così. Hanno ragione i calvinisti, non c'è niente da fare. Sei già programmato per crederci in quel modo e star bene dentro questa credenza, oppure per non riuscire in nessun modo a starci dentro. Buongiorno da Sergio Valsania e Alessandro Barbero. Oggi siamo a pochi metri dalla chiesa di Ringebu, che purtroppo la guida che usiamo c'ha un errore di stampa e segna una distanza dall'arrivo a Trondheim di 3.567 chilometri e mezzo, ma evidentemente c'è una cifra in più. È come la corona per convertirla in euro, intanto riduci di un decimo. Ecco, esatto, siamo a poco più di 350 chilometri da dove dobbiamo arrivare e sicuramente ne abbiamo fatti quasi 300, qui dice 286.500, però noi abbiamo fatto molti giri complicati. Quindi molti chilometri che avremmo potuto risparmiare. Esatto, della chiesa di Ringebu non possiamo dir molto perché l'abbiamo vista solo da fuori, è la più antica chiesa di legno ancora esistente in Norvegia, praticamente dopo la cattedrale di Trondheim è l'edificio sacro più importante ed è molto bella, devo dire. Sì, io veramente pensavo di barare e descrivere l'interno come se ci fossimo già stati, ma siccome siamo arrivati affannosamente all'ultimo momento anche oggi, in realtà tu ormai hai svelato il gioco, quindi sì, sembrava molto bella vista dall'alto di quel sentiero, specialmente perché il sentiero da lì alla chiesa scendeva, secondo me è per quello che ci è sembrata così bella. Con sopra questo buffo campanile tutto rosso, che Alessandro mi ha detto è una cosa moderna, e ho detto sì, ma quando l'hanno fatto? Nel 600, perché quando si parla con uno storico usa le parole come vanno usate e quindi non ci si capisce. Vabbè, specialmente io che mi occupo di Medioevo, quella roba lì cosa vuoi che sia? 600 è ieri. Dunque, come sempre, le nostre conversazioni di oggi, che è stata una tappa, devo dire, fra le migliori, abbiamo riflettuto a lungo su qual è il senso del viaggio da pellegrino, perché noi siamo, come dire, di scuola sangiacomina, santiaghese. In realtà poi questo noi è abusivo, Io è la prima volta in vita mia che mi metto in un impiccio del genere. Sì, però noi ti trasciniamo in questo impiccio e ti rendiamo partecipe di questa estetica, poi c'è il pellegrino Paolo che viene con noi che è quasi un professionista. Noi interpretiamo, abbiamo interpretato questi viaggi appunto come un viaggio, cioè il coprire un percorso, si parte, si arriva, l'importante è andare a piedi attraversando un territorio. Se provo a interpretare come ho capito quello che stai dicendo è quello che pensavo io pochi minuti fa, e cioè che fare i pellegrinaggi fa malissimo. Perché alla fine sostanzialmente trovi detestabili i boschi, orrendi i pascoli, ripugnanti i sentierini tra i fiori e meravigliose le strade asfaltate.
No, tu, penso tu trovi meraviglioso un percorso che ti consente di conquistare il tuo andare, mentre invece a volte i nostri ospiti norvegesi hanno un'estetica diversa, perché offrono del loro territorio più di quanto un pellegrino della nostra potenza fisica sia in grado di accogliere. Cioè, te lo fanno volentieri fare due volte la tappa, cioè, la versione facile e la versione difficile, ma loro non ti avvertono prima di quale delle due, e anzi tendenzialmente sbagli, ti tocca farle tutte e due, perché poi devi tornare indietro a un certo punto. Sì, e poi, cioè, appunto, sono estetiche diverse. Il viaggio prevede che si vada avanti, mentre invece la visita prevede che si rimanga. Io devo dire che ammiro l'abilità di Sergio, che sta distillando riflessioni filosofiche a partire da un materiale brutto che io non avrei mai creduto si potesse portare così in alto, perché quando ho cominciato a dire durante la tappa di oggi abbiamo fatto delle riflessioni profonde, io mi dicevo in cuor mio, ma quali? Non abbiamo fatto altro che imprecare contro quello che ha messo i segnali sul sentiero. Invece adesso si scopre che lui le riflessioni profonde le ha fatte. Io mi chiedevo come avrei fatto a fare questa puntata, perché praticamente tutte le cose che mi vengono da dire contengono espressioni che non si possono usare alla radio. No, perché fra l'altro anche l'abitudine cartografica cambia un po'. Quando noi entriamo in un bosco vediamo una serie di pallini che non sulla carta, ben inteso, sulla carta, sì, collegati o scollegati l'uno dall'altro, e basta un piccolissimo errore nostro o un'incertezza di chi mette i cartelli. Oggi abbiamo trovato il cartello con la freccia che indica da tutte e due le parti, il vecchio cartello che sembra un albero abbandonato, anzi non l'abbiamo trovato. L'abbiamo trovato al ritorno, dopo aver capito che avevamo sbagliato strada. Sì, ma l'avere sbagliato strada ci ha portato a vagare per i prati in mezzo alle mucche, tentando di guardare un fiume che sembrava, non so che, un costone roccioso. Quando abbiamo trovato da un fiume che scorreva impetuoso, largo almeno 4 metri, e dall'altra parte a picco un costone roccioso alto 30, abbiamo capito forse non era la strada giusta. In altre parole, se oggi le nostre chiacchierate sono meno intellettuali e sofisticate, figuriamoci, di quello che erano nei giorni scorsi, non è colpa nostra. E se il Ministero del Turismo norvegese ci ascolta, che provveda a mandare qualcuno su questi sentieri a raddrizzare i cartellini caduti. E comunque noi, come degli eroi, abbiamo anche fatto le nostre riflessioni da sofisticati intellettuali attorno a un altro di quei nodi centrali del fare storia, perché poi, avendo sotto mano Alessandro Barbero, lo spremiamo nel suo specifico, e il discorso era: ma quando si può fare storia? La storia può essere storia contemporanea? È necessario un distacco? Con questo elastico del fatto che più sei prossimo agli avvenimenti, meglio li conosci, e meglio riconosci anche la mentalità, il pensiero di chi ha vissuto quei fatti. Attenzione, ti interrompo subito, perché sennò ce lo perdiamo questo spunto. In realtà tu hai detto una cosa vera e una cosa che invece non è vera. È verissimo. Bisogna indovinare quale. Alla prossima puntata mi diciamo qual era. No, vedi che mi dimentico già subito anch'io. Quello che è vero è che solo chi ci sta dentro sa qual è lo spirito del tempo, la mentalità, il modo di ragionare, e per lo storico è una sfida straordinaria, anche molto divertente, ma difficile da vincere, ricostruire come ragionavano loro, come pensavano loro. Ecco, ma non è vero quello che hai detto, che chi c'è dentro conosce meglio gli avvenimenti. Assolutamente no, li conosciamo molto meglio noi che veniamo secoli dopo e che leggiamo i loro diari, che leggiamo le trascrizioni delle loro conversazioni segrete, sappiamo delle cose di come tramavano i governi del passato, che magari le sapessimo su come tramano i nostri governi. Invece ci tocca anche questa umiliazione di sapere che fra secoli gli storici leggeranno con facilità le traversie della politica attuale, come mai quel tal politico ha fatto questa cosa, ma poi lui nel suo diario dice perché mi sono messo d'accordo con quell'altro. Noi disgraziati contemporanei non lo sappiamo, e quindi il risultato è che in effetti la storia si fa meglio del passato. Ma una cosa poi diceva Alessandro che mi ha molto colpito e sul quale poi ci siamo un po' battibeccati, sul fatto che per raccontare qualche cosa deve essere finito. Eh,
bisogna sapere come è andata a finire, perché se non sai come è andata a finire non lo capisci, ma è vero. Diciamo, detto così sembra molto arrogante, per capire è una parola grossa. Però diciamo, tu racconti una sequenza di avvenimenti, fai tu la tua scelta naturalmente, e tu già nei giorni scorsi sottolineavi che è sempre un po' arbitrario, un po' artificiale dire faccio la storia di quei 4 anni lì. E perché quei 4 anni lì? Cavoli, perché c'è stata la prima guerra mondiale e quindi faccio quelli. Però tu obiettavi che il mondo non si è fermato e quindi è un'arroganza nostra dire mi fermo. Però, per esempio, questo, fare la storia della prima guerra mondiale e non della seconda è già una scelta ideologica gigantesca. Bravo, ma questo si può sapere adesso che c'è stata la seconda. Chi voleva fare la storia negli anni 30 mica lo sapeva che bisognava aspettare la seconda. E però dopo ma si è visto, la se della seconda, di più. Ma quindi per fare la storia della seconda dovevi avere la guerra fredda, e per la guerra fredda poi alla fine non si finisce mai. No, però diciamo che più aspetti entro certi limiti, ma io poi no, perché devo dire questo, io non voglio dettare delle regole, il mestiere dello storico non ha regole tranne quella di non barare e di non dire niente che non hai trovato da qualche parte e di permettere agli altri di sapere dove l'hai trovata quella cosa, ma a parte queste regolette qua di regole non ce ne sono, quindi non vorrei dettarne, però diciamo che ragionare andandoci su non è un assoluto, non si può fare la storia del passato recente, però più ti allontani e più tutto sommato hai buone probabilità di capire delle cose in più, semplicemente perché vedi come è andata a finire e allora effettivamente le cose cambiano di peso. L'anarchia all'inizio del Novecento sembrava un fenomeno di straordinaria importanza, tutti avevano una paura bestiale degli anarchici. I re tremavano nei loro palazzi, ci sono stati 10 o 15 anni in cui quasi ogni anno veniva ammazzato un re o un'imperatrice o un presidente degli Stati Uniti da un anarchico a pistolettate o a coltellaccio. No, ecco. Sembrava una forza straordinaria che poteva cambiare il mondo, l'anarchia. Poi alla fine non ha mica cambiato, tutto sommato, e adesso si scopre che è una nota piedipasta. Il terrorismo di cui ci riempiono la testa oggi è qualche cosa destinato a cambiare davvero il mondo sul lungo periodo? Oppure fra un secolo diranno, ma guarda lì quei fessi che stanno lì a dire Osama Bin Laden, credendo che fosse una roba importante. Adesso questo è un esempio forse estremo, ma non si può saper bene. E per fare ma è importante saperlo, anzi, non è sviante saperlo. Cioè se tu fai la storia di una cosa sapendo come è andata a finire, fai la storia di una cosa finita e la sua fine ti ingombra lo sguardo. Pensiamo all'impero cattolico del Cinquecento, quello che comunemente si chiama l'impero spagnolo. Siccome ha perso, lo valutano di solito in un certo modo. Ma quando c'era, che era la cosa più importante che ci fosse in Europa e quindi forse la cosa più importante del mondo, lo splendore, addirittura gli spagnoli chiamano ancora il siglo d'oro il 600, nel quale poi alla fine vengono massacrati, però non riusciamo più a capirlo, comunque dobbiamo scavare tantissimo sotto le macerie del crollo per ritrovare gli splendori di quel periodo, cioè le potenzialità che c'erano dentro le riconosciamo peggio visto che non si sono sviluppate. Vero, e però conosciamo molto meglio i difetti del sistema. Se Filippo III o Filippo IV avessero potuto conoscere i difetti del loro impero così bene come li conoscono gli storici di oggi, probabilmente ti sarebbe andata bene, ci sarebbe ancora quell'impero e tu ci troveresti benissimo dentro. E forse non solo tu, ma tu hai scritto un libro per dire che saremmo meglio se ci fosse ancora l'impero. No, Franco Gardini la esprimeva molto bene dicendo alla fine della prima guerra mondiale Francesco Giuseppe era il grande sconfitto, mentre invece la Francia nazionalista sembrava avesse stravinto. Passato nemmeno un secolo e adesso tutti lavorano su quelle idee dell'impero asburgico di rimettere insieme un'Europa multietnica, multiculturale, multilinguistica, mentre invece l'idea dello Stato nazionale centralizzato alla francese nessuno immagina che abbia un qualche futuro. No, capisco quello che vuoi dire e non hai torto, siete buono in questo. E cioè, se ho capito bene, va bene dire
aspettiamo di sapere come è andata a finire, perché a quel punto abbiamo più elementi per giudicare, ma c'è insito in questo un grosso rischio, cioè di pensare che le cose che sono andate a finire male, era inevitabile che finissero male e finissero, diciamo, nella pattumiera della storia. Ora, però la pattumiera della storia è un concetto non da storici, nel senso che gli storici si sono sempre divertiti molto a studiare anche le cose che poi non hanno avuto prosecuzione. Quindi non è per quello, non bisogna dire voglio sapere come è andata a finire perché così so cosa vale la pena di studiare, lo Stato nazionale per esempio, e invece gli imperi multietnici, visto che la guerra l'hanno persa, ho capito che non vale la pena di studiarli. No, non è assolutamente per quello. Ma l'altro rischio, secondo me, cioè uno alla fine vede questi stati nazionali completamente realizzati, assestati in un certo modo, e legge tutto il prima come una lenta preparazione a una cosa inevitabile, mentre invece non era affatto inevitabile. La storia avrebbe potuto prendere moltissime altre strade, avrebbe potuto avere altri sviluppi, per cui forse Tucidide, che scrive la guerra del Peloponneso avendola vissuta ancora lì con la guerra addosso, non la finisce nemmeno, per cui lascia anche l'incompiuta, non si sa come va a finire la guerra del Peloponneso. Ma infatti il discorso è che se tu la storia la vuoi manipolare, allora non hai bisogno di sapere come è andata a finire, decidi tu cosa è che è importante sottolineare. Però sostanzialmente il fatto del sapere come è andata a finire dipende dall'importanza che dai agli elementi in gioco, agli elementi della ricetta, perché scrivere un libro di storia è come cucinare un piatto, ci devi mettere insieme dentro una serie di cose. Come abbiamo già detto in questi giorni, è sempre arbitrario dire faccio la storia di quella cosa lì, e perché non di quell'altra anche allora? No, perché tu individui lì un problema, un nucleo, un momento, un avvenimento di cui dici questa roba qui è una roba interessante. Se no tutto è interessante, agli occhi di Dio ogni foglia che cade da un albero è numerata pure quella, ma noi non facciamo libri per raccontare quante foglie ha perduto quella betulla lì quest'anno, naturalmente, no? Quindi facciamo delle scelte, e nel fare delle scelte, nel valutare cos'è interessante, cos'è importante, è chiaro che venire un po' dopo ti aiuta. Perché uno che avesse scritto la storia della Rivoluzione francese quando Napoleone non era ancora primo console, tutto sommato, probabilmente si sarebbe dimenticato di dire la campagna d'Italia è una cosa importantissima. Avrebbe dato altrettanta importanza alle campagne sul Reno e così via. E dal suo punto di vista, di uno che viveva allora, era giusto. Lui vedeva il mondo come era allora. E però invece facendola dopo uno dice no, mi dispiace, ma la campagna d'Italia è molto più importante che non le campagne di Moreau sul Reno. In questo modo tu potresti anche dirmi fai un arbitrio rispetto a ciò che vedevano all'epoca, tu vedi di più e distorci. Sì, se il tuo scopo è ricostruire come vivevano loro e cosa vedevano, allora effettivamente è più difficile se vieni dopo. Se però il tuo scopo è dire ragazzi, niente da fare, due personaggi storici, un certo Bonaparte e un certo Moreau, io lo so che a voi di Moreau non ve ne frega niente e so che invece di Bonaparte vi importa moltissimo e quindi vi racconterò di lui. Ma questo ci riporta abbastanza però su una delle modalità di fare storia, che è la storia dei grandi, mentre invece magari rispetto alla storia della gente comune, forse Tucidide ancora ce lo racconta ci dà degli elementi di racconto. Però scusami, parlando di Tucidide ti tolgo la parola per l'ultima volta, è meglio per valutare la spedizione di Siracusa, è meglio sapere come è andata a finire. Forse sì. Buongiorno da Sergio Valsania e Alessandro Barbero. Dobbiamo confessare, le cose qui non sono affatto chiare, perché il pellegrino Paolo giura che suo padre gli avrebbe comunicato per telefono che oggi abbiamo passato la metà del cammino. Le cartine ci siamo scaricati da internet, sembrerebbe confermare questo dato. Però il nostro libro Pilgrim Road to Nidaros la mette molto diversamente, il confronto delle fonti è aspro. Questo è un interrogativo drammatico a cui non daremo presto una risposta. In compenso è sicuro che stiamo entrando nella grandiosa valle centrale della Norvegia, la valle di Gudbrandsdal, che è fra l'altro la patria del celeberrimo formaggio caramellato. E abbiamo risolto uno dei misteri che ci affliggevano fin dall'inizio del viaggio, cioè cos'era quell'oggetto che ci davano a colazione,
che aveva l'aspetto di un grosso panetto di burro marrone. Una gigantesca caramella mu. In realtà è una gigantesca caramella mu, e si scopre infine, tra intervistare le fattoresse locali e una controllatina sulla guida, che è il formaggio tipico di questa valle e che poi evidentemente esportano in tutta la Norvegia, ma non oltre, credo, perché mai ho visto una cosa simile altrove, ed è fatto davvero mettendoci lo zucchero caramellato. Però è fatto mettendo lo zucchero caramellato, ci hanno detto, in quello che rimane della lavorazione del formaggio, quindi è una sorta di ricotta zuccherata molto compatta, però non... Come dire, anche farne a meno, dici tu. No, come dire, i fratelli a volte vengono molto diversi, perché in nessun modo ricorda la ricotta. Allora, stiamo entrando veramente in un pellegrinaggio. Oggi dormiremo nel più antico ostello per pellegrini rimasto in Norvegia e poi cominciamo a incontrare pellegrini praticamente a tutti gli angoli di strada. Sì, sempre la stessa pellegrina in realtà abbiamo incontrato, però a diversi angoli di strada, anche perché lei prende la macchina, a un certo punto si fa dare un passaggio e di conseguenza ce la ritroviamo davanti. Però il nostro entusiasmo quando abbiamo per la prima volta incontrato Frau Gisela dalla Germania è stato sconfinato, perché ci siamo resi conto che non siamo gli unici pellegrini su questa via. No, stai minimizzando, perché t'ho beccato poco fa che parlavi in spagnolo con un pellegrino catalano di grande esperienza, ci ha anche confermato che il nostro allineamento tattico è quello giusto, perché lui ci ha spiegato che bisogna seguire il cammino recto, non cadere nelle trappole che i troll ci tendono a ogni angolo di strada quasi. Non siamo qui per vedere pascoli, e del resto ne abbiamo visti lo stesso comunque, non siamo qui per vedere boschi di betulle, e tanto ne stiamo vedendo anche in questo momento, non siamo qui per vedere boschi di conifere, che tanto basta alzare lo sguardo e ci sono, siamo qui per andare dritti alla meta. E oggi per esempio la trappola dei troll si è chiusa su di noi una volta sola, perché noi pensavamo che si trattasse di un comodo sentiero che fiancheggiava la S6, che è la grande arteria. Ci è capitato di imboccare questo specie di sentierino che si è trasformato rapidamente in un'erta praticamente inattraversabile. Ma a dirla tutta, il sentierino correva davvero parallelo all'autostrada come segnalava la mappa. L'unico problema è che la mappa non è riuscita a segnalare che correva 200 metri più in alto e che i 200 metri bisognava farli in pochi minuti salendo dritto. Come dicevi tu giustamente, le curve di livello erano così fitte una sull'altra che diventavano un'unica linea nera e non si capiva che lì si saliva. E qui che abbiamo ricevuto una mail che ci chiedeva informazioni rispetto alla ciclabilità di questo cammino. Noi non abbiamo mai trovato luoghi che non si potessero passare in bicicletta. Certo, seguire questi sentieri... No, un momento, perché qui stiamo dando informazioni false e tendenziose, questi poi ci fanno causa. Noi abbiamo incontrato posti dove secondo noi neanche una pellegrina un po' robusta con un grosso zaino sulle spalle riusciva a passare. Se uno si infila nei sentieri indicati dai troll. Se uno segue esattamente quello che crede sia il sentiero giusto, in bicicletta lo escluderei e lo sconsiglierei nel modo più assoluto. Se uno è disposto a farsi dei bei pezzi di nazionale un po' trafficata, allora si può fare. Ma non so neanche quanto lunghi questi pezzi. Io penso che uno sguardo accorto alla carta, come abbiamo cominciato a dare anche noi, dopo esserci infrattati un paio, due o tre volte. Quando abbiamo capito che è questione di vita e di morte, la studiamo con molta più attenzione di prima. Infatti, cioè, la carta, cosa viene la cartografia? Dalla necessità. Altra cosa che comincia a darci qualche soddisfazione è la parte gastronomica. Sì, perché il formaggio al caramello, io lo volevo citare appunto come esempio negativo da cui gli stessi norvegesi dovrebbero prendere le distanze, perché quando poi invece ti capita, come qui capita abbastanza spesso, di pernottare in luoghi a conduzione familiare, un po' tipo chambre d'hôte come ci sono in Francia, o un pochino alla lontana come un agriturismo, dove comunque c'è una padrona di casa che cucina lei, e beh, lì va detto che si difendono. Si difendono egregiamente,
sullo sfondo c'è sempre il rischio della pizza irachena, però. Ma appunto il guaio è quello, che a casa è chiaro che loro mangiano benissimo e che la cucina norvegese, ancorché magari un po' monotona alla fine, però è ottima. Diciamola tutta, è ottima specialmente se hai camminato per 6 ore e fatto 25 chilometri, però anche quelli che ci accompagnano senza marciare sembrano apprezzarla, quindi è chiaro che a casa loro mangiano benissimo. L'altra faccia della medaglia è che se invece ti trovi in una qualunque cittadina e vai a cercare un posto dove mangiare, è facilissimo essere costretti a limitarsi, se va bene, a una buona pizza e se va male all'hamburger. Ma ce l'hanno anche teorizzato, la prima signora con cui ci siamo complimentati della sua cucina aveva fatto quest'ottimo pesce, una specie di merluzzo apparentemente, no? Con una salsina di pomodoro e porri, ecco, e dice, ma perché non si trova mai da mangiare questa roba fuori? Dice, ma fuori a noi norvegesi non ci interessa la cucina norvegese, vogliamo le cose esotiche, leggi pizza. No, che non è affatto esotica, ci hanno spiegato in un altro posto, perché ci hanno detto che la cosa che viene mangiata più spesso in Norvegia è proprio la pizza. E temo anche da noi alla fine, probabilmente, se non riusciamo a sfuggire a questo meccanismo perverso. E per pizzeria, che qui ha un'altra caratteristica aggiuntiva di quelle che non rafforzano il nostro desiderio di mangiare pizza norvegese, che spesso le pizzerie non hanno la licenza per vendere alcolici e la birra conta alcolico, per cui in alcuni casi ci è toccato mangiare pizza norvegese senza neanche una birretta di accompagnamento. E questo, come tutti possono capire, è proprio, come dire, la prova che il pellegrino affronta in letizia di spirito per dimostrare al suo Dio che tutto sommato un sacrificio lo sta facendo. Lo sta facendo, il pellegrino ringrazia il Signore per questo dono che gli ha fatto e però un pochino si interroga per capire il significato di questo dono. Il significato è la volta che invece torni in un paese dove vive Dio, la birra e il vino li puoi comprare dappertutto, tienti allo stretto. No, sì, è bella questa notazione sul vino, perché anche il vino in Norvegia non è a vendita libera, ma il vino è monopolio di Stato, per cui come in Italia ci sono le tabaccherie, qui ci sono i vinai, e se non trovi il vinaio non compri il vino. Oggi siamo andati in un supermarket, peraltro molto bello, c'erano un sacco di cose, però non c'era il vino era in un negozio a fianco dedicato solo al vino, cosa ci ha lasciato un po' perplesso. In compenso c'era la renna affumicata, anzi molti tipi diversi di renna affumicata, il che mi fa pensare che oggi abbiamo avuto anche finalmente i primi segnali che stiamo entrando in una zona di grande fauna selvatica, quella che noi nelle nostre illusioni crediamo che riusciremo a vedere. In realtà abbiamo scoperto che i cacciatori di alce ci mettono una settimana prima di trovarne uno. Però effettivamente la nostra padrona di casa stamattina ci spiegava che questa è una zona dove tutti gli uomini cacciano. Beh, la premessa è che qui ci si sveglia al mattino perché vedi un signore che esce di casa col fucile e dopo un po' senti sparare, e allora questo ti può turbare un pochettino il risveglio. E la signora spiegava che qui, primo, tutti cacciano, adesso non è stagione di caccia, però si va in giro ad allenarsi. E poi si caccia d'autunno, come dappertutto naturalmente, quando è finito il raccolto e quindi si può andare in giro per i campi, non rischi più di calpestare il grano e gli animali hanno figliato, i piccoli sono cresciuti. Quindi si va a caccia e la signora diceva sì sì, le ho chiesto cosa si va a cacciare, no? A casa nostra ti direbbero la lepre. La signora dice sì no, qui la cosa principale è la renna. Già, perché c'è la renna qui? Dice sì, certo che c'è la renna qui. Poi in realtà intendeva lassù sulle montagne, ci vanno col pick up. Però comunque si va a caccia della renna. E la renna diceva con assoluta tranquillità, e si va da soli, e poi lì alla tranquillità si aggiungeva un sorrisetto femminile verso la stupidità di questi bambinoni che sono i maschi, dice la prima renna che prendi è il segno che sei un vero uomo, sei diventato adulto. E allora abbiamo anche capito come mai sulle case ci sono tutte queste corna delle renne piantate lì sopra la porta, quella l'ha presa il padrone di casa chiaramente. Mentre invece ci spiegava anche quando poi si diventa più grandicelli, col gruppetto di amici si va a cacciare l'alce. L'alce va cacciato più in alto, si va in gruppo, in 6 o 7, probabilmente portandosi dietro di che bere, le carte qui e là, e poi beccano la povero alce e sono costretti a tornare a casa. Ma non prima di una settimana, 10 giorni, diceva la signora, si prende un casotto e si sta lì. E infatti la cosa straordinaria che aggiungeva è che quando si apre la stagione della caccia, almeno qui in questa zona, a Oslo probabilmente la vita continua, ma qui in questa zona, diceva, si ferma tutto, perché gli uomini sono tutti via.
Quindi molti negozi restano chiusi, molti uffici restano chiusi, le donne non si è capito bene se se ne approfittano, si rallegrano o si malinconiscono, ma comunque ci sono queste usanze, insomma, rimaste immutate dal tempo di Re Olaf. Sì, con anche una serie di abitudini che ci hanno un po' colpito, perché ieri abbiamo dormito presso la casa di una signora che si era organizzata un posto dove possono pernottare i pellegrini e dove c'eravamo noi, poi c'era questa pellegrina tedesca, c'erano dei pellegrini norvegesi che stanno controllando il tracciato del percorso, spero lo controllino con grande meticolosità, togliendo... Per loro fortuna non li abbiamo incontrati ieri sera come ci ripromettevamo, volevamo fare due paroline con loro, ma esatto, non si sono fatti vedere. Però anche lì il buon Dio è intervenuto e non li abbiamo incontrati. E questo piccolissimo complesso edilizio, che poi era un complesso scolastico, la signora ci ha portato in giro e ci ha mostrato l'attrezzatura di suo marito per la falegnameria. E praticamente era una falegnameria con tutti gli aggeggi per fare gli intagli nel legno. Poi siamo stati a colazione la mattina ed era una stanza piena di mobili, tutti fatti visibilmente artigianalmente dal marito, e abbiamo cominciato a capire come passano questi lunghi inverni quando il sole quasi non si vede. Dopo che hanno cacciato l'alce regolamentare, probabilmente più di un anno, di uno all'anno non gliene fanno cacciare, dopodiché le notti sono lunghe effettivamente. Eh sì, anche perché qui probabilmente la notte comincia a luna e dopo che il giorno è finito a mezzogiorno, c'è una cosa di questo tipo. Camminando abbiamo anche affrontato, come al solito, i nostri amati temi storici, e la cosa che mi incuriosiva era il fatto che ieri Alessandro Barbero aveva proposto la questione del fatto dell'importanza, del rilievo di un fatto rispetto alla decisione di affrontarlo storicamente. Sì, in realtà è una questione che non ha una soluzione evidente, perché da un lato lo storico è tenuto a dirti tutto è importante, tutto è interessante, non c'è nessuna cosa che io posso studiare per cui il governo abbia il diritto, per esempio, di venirmi a dire stai mangiando il pane a UFO, non studiare quelle robe lì che non interessano a nessuno. Se si comincia su questa china non si sa dove ci si ferma, quindi bisogna avere il diritto di studiare qualunque cosa. Un po' diverso è se tu, per esempio, vuoi scrivere un libro e avresti anche piacere che lo leggesse qualcuno, oltre agli specialisti addetti ai lavori. In quel caso lì la selezione dei fatti interessanti è una cosa inevitabile, non ci si ragiona neanche tanto su, perché va da sé che se io scrivo un libro, per restare alla nostra storia militare, che è una passione che condividiamo, su una grande battaglia, è più facile che il libro abbia successo e interessi a molta gente rispetto a un libro su un piccolissimo fatto d'arme sconosciuto. Poi tu però dicevi che sul piccolo fatto d'arme sconosciuto, se uno è molto bravo, come faceva Duby, ci può costruire invece, come dire, la chiave interpretativa di tutto un mondo. E questo è vero, indubbiamente. Sì, io condivido questo aspetto, però è proprio nel fatto, la cosa interessante, proprio sanguigna, che era questo confronto col mercato, che poi sfiora il confronto con la moda, cioè i temi sono anche di moda a questo punto, e la storia quindi piega ancora di più verso la narrazione. Ma proprio perché la storia ha questo modo di esprimersi, come dire, impuro, che è il libro, che è la conferenza, e gli scienziati non devono confrontarsi con questo. Lo scienziato che vuole scrivere un libro divulgativo è uno su 10.000 e lo fa per suo piacere, divertimento, per guadagnare un sacco di soldi, ma allo scienziato normale non si chiede di fare questo. Invece allo storico normalmente si chiede di confrontarsi con un pubblico più ampio e di spiegare alla gente quali sono le cose che lui sa, che ha trovato. Come diceva un mio collega, non si capisce perché ai chimici mica vanno a seccarli con questi discorsi, e invece a noi storici sì. Ora, a parte che forse sarebbe bene se anche i chimici fossero costretti dall'opinione pubblica a raccontare quello che fanno, così magari la volta che hanno inventato la plastica, per esempio, se avessero spiegato bene cos'era, anziché lanciarla su un mercato che se ne è innamorato di colpo senza avere la minima idea delle conseguenze, quindi forse anche i chimici farebbe bene. Ma certamente a noi storici questo si chiede, ci si viene a dire voi studiate delle cose che in realtà interessano a tutti e di conseguenza evitate di parlarne in gergo, raccontatele a noi.
A questo io aggiungerei solo un corollario: lasciateci il permesso di lavorare anche fra specialisti e di scrivere in gergo cose molto tecniche, perché è così che la conoscenza va avanti, discutendo fra quei 10 che il gergo lo capiscono e che sanno usare quel linguaggio. Poi però è un dato di fatto che oggi noi nel nostro mestiere, se vogliamo guadagnarci il pane, siamo tenuti anche a rivolgerci a un pubblico più ampio. Però a quel punto è chiaro che devi anche rispettare gli interessi di un pubblico più ampio che si appassiona più facilmente a grandi vicende che non a quelle minime, anzi, a meno che tu non sia così bravo da fargli vedere tutto il fascino che c'è in quelle minime. Buongiorno da Sergio Valsania e Alessandro Barbero. Tutti i sistemi di misurazione che abbiamo ci dicono che la metà l'abbiamo passata. Sì, benché contraddittori, però concordano. Ormai a forza di camminare sembra che la metà strada l'abbiamo passata, secondo i meglio informati, in un posto che si chiama Vinstra, che abbiamo passato praticamente all'ora di pranzo. Adesso invece siamo a Kvam, ma non possiamo ritardare il racconto della grande esibizione del nostro storico ufficiale, che ieri sera ha trovato finalmente un documento medievale da analizzare e ha potuto fare la sua porca figura, come si suol dire. No, effettivamente mi sono sentito giustificato per una volta, perché insomma questa Norvegia è un paese dove tu vai tranquillo nel tuo agriturismo e il padrone di casa, come se niente fosse, ti dice: sì, la nostra famiglia sono 700 anni che possiede questa fattoria. Poi, come per scusarsi, ti dice: sai, qui in Norvegia abbiamo delle leggi che rendono un po' difficile vendere al di fuori della famiglia. Ed effettivamente, come in molti di questi paesi nordici, hanno una legge fondiaria che non è mica tanto basata sul diritto romano, anzi se ne infischia completamente delle libertà del diritto romano. Loro sono costretti a tenere la terra in famiglia e se la vogliono vendere a un altro può arrivare sempre un cugino e dire: no, la compro io, e ha ragione lui, il re gli dà ragione se la compra lui. Quindi questo dice: sono 700 anni, e come ogni buono storico uno dice: sì, vabbè, dai, 700 anni. E facciamo 690! No, chiacchierando gli dici: ma che, avete i documenti? Quello prima comincia a dire: sì, perché c'è stato un processo nel 500 appunto per questo fatto che uno voleva vendere e il cugino non gliela voleva lasciar vendere, allora hanno dovuto convocare dei testimoni, 24 testimoni che provassero che loro stavano qui già da 7 generazioni. E poi si illumina e dice: ah, ma comunque c'erano anche le pergamene più antiche, quelle del 300, subito dopo la peste nera. E ha fatto tutto questo racconto di queste pergamene che c'erano. Poi è arrivato per fortuna uno studioso nel 1779, chissà quante volte l'aveva raccontata questa storia, ma mai a un medievista probabilmente. Non sapeva chi aveva davanti. No, l'ho confessato quasi subito, perché sennò il brillio di interesse che avevo negli occhi era un pochino fanatico, l'avrebbe preoccupato. E dice: no, nel 700 le hanno pubblicate per fortuna in volume, in fotocopia, in facsimile, e poi comunque alcune le hanno vendute a un collezionista che se le portate via e sono sparite per sempre, un collezionista danese, mi ha detto, con una punta di ostilità nazionale. E poi comunque dice: comunque una c'è ancora, sta al museo di Oslo, ma io ce l'ho anche qui, ho la fotocopia. E porta la fotocopia incorniciata di questo bel documento, e lì è stato tutto, per fortuna, come dire, sai quando hai fortuna e fai bella figura? È sempre quando hai fortuna che fai bella figura, ovviamente, no? Perché il documento è in norvegese antico. Ed è la tua specialità. Come no? Ed è in scrittura gotica, però la scrittura è uguale alle nostre, cambia soltanto la lingua. Ma le prime parole si indovinava, perché i documenti medievali spesso cominciano con questa formula del tipo: a tutti quelli che leggeranno questa lettera sia noto che... E lì c'era proprio una parola, Aulum Mannum, vuol dire chiaramente a tutti gli uomini, chiaramente, insomma, per chi ormai sta in Norvegia da una settimana queste cose vanno da sé. Allora gli dico: ti traduco la prima frase, e lui mi guarda con gli occhi a palla e dice: ma sono molto impressionato. Poi anche la data, lui non sapeva come leggere la data, perché qui non gli insegnano i numeri romani, giustamente, in Norvegia, perché dovrebbero insegnargli i numeri romani, o comunque non glieli avevano insegnati. O perlomeno a quelli che nella vita hanno fatto prima l'ingegnere e poi l'allevatore di pecore, come questo signore, non glielo insegnavano. Lui sapeva che il documento era del 1353, e io dopo gli dico: eh sì, ecco qui questa riga qua, vedi M3C, e lui mi guarda appunto di nuovo con occhi sbarrati, dice: ma cosa vuol dire M? E allora sta a spiegargli che è 1000 in latino, insomma, tutto un mondo, era felicissimo. Anche tu eri felicissimo, diciamo la verità. Grande momento dello storico, perché il posto era appunto
non solo un posto antico, ma un posto che si compiaceva della sua antichità, tuttora destinato ai pellegrini. Ci sono dei bagni però molto moderni, perché i pellegrini moderni sono abbastanza esigenti. Comunque il pellegrino Paolo, che ha dormito lì, ci ha anche detto che ha incontrato un topo. Mentre eravamo lì a testimoniare il fatto che i topi ci sono, il gatto di casa ha anche catturato un topo e se l'è mangiato davanti ai nostri occhi. Ma non pensino però gli ascoltatori che ce ne fossero due in tutto di topi, perché in realtà il pellegrino Paolo ne ha incontrati moltissimi, a quanto pare, scorrazzavano sopra e sotto la sua testa tutta la notte. E oltre al pellegrino Paolo c'era anche un pellegrino, il pellegrino Giuseppe, che è un pellegrino spagnolo, che ci ha raccontato di questa sua vita praticamente da pellegrino, e questo ci ha portato molto dentro il mondo pellegrino. Noi abbiamo riflettuto di nuovo su quello che ci hanno chiesto, ma si può fare in bicicletta, non da dove siamo passati noi oggi. Lo escluderei nel modo più assoluto, neanche da dove siamo passati ieri e neanche da dove siamo passati l'altro ieri. No, però anche la tremenda S6, che è la strada di maggior traffico qui, che noi cerchiamo di evitare con grande cura, è servita quasi sempre da una pista ciclabile. Oggi, mentre facevamo una sorta di escursione alpina in cima a una montagna, arrampicandoci, scavalcando fili spinati quando sono bassi e passandoci sotto quando sono troppo alti, che sono quelli dei pascoli, chiariamolo, campi di concentramento non abbiamo incontrati pascoli per pecore, alle quali viene impedito di attraversare il filo spinato dappertutto, poi con queste scalette per scavalcarli nei casi migliori, con uno sforzo per accompagnare il pellegrino veramente toccante. Il numero di indicazioni del sentiero, anche se non sono messe nei posti giusti, è veramente spaventoso. Ah sì, nei posti dove sei sicurissimo che sei sul sentiero ne trovi continuamente di altre indicazioni che te lo confermano, e dove ti perdi che non le mettono. Sì, basta la più piccola presenza di un centro urbano perché ci si perda. Per oggi abbiamo incontrato una cosa che difficilmente poteva essere definita un paese, proprio quello a metà del cammino. Non saranno state più di 50 case, non credo. No, anche perché le abbiamo potute contare praticamente, la stradina ci ha fatto passare davanti a tutte. Sì, c'erano queste 50 case e i segni del cammino ci hanno fatto arrivare fino a una strada a T, e non si sapeva se si doveva andare a destra o a sinistra. Probabilmente erano giuste tutte e due. E insomma, mentre giravamo su queste montagne molto belle, c'era un'apertura con un paesaggio veramente sul fiume, il fiume faceva un'ansa, si vedeva da tutte e due le parti, il fiume, in mezzo al fiume c'erano le isole, bellissimo. C'è questa cosa che mentre il pellegrinaggio che sono più abituato a fare io si basa sulla meditazione, sulla concentrazione, sulla ripetizione dello stesso passo, per loro il pellegrinaggio è un'esperienza estetica, quindi c'è questa ricerca del luogo bello, del luogo che ti dia delle emozioni. Sì, è certamente così, e al tempo stesso, siccome cambi continuamente passo, effettivamente non c'è quell'effetto mantra per cui tu puoi appunto non accorgerti che stai andando, te ne accorgi continuamente, devi guardare dove metti i piedi letteralmente. Sì, e questo poi ci rispingeva su alcune considerazioni sulla natura che c'erano state stimolate dal pellegrino Paolo. Io continuo a sostenere che la natura non esista, è un fatto puramente culturale, mentre invece Alessandro Barbero aveva dei dubbi su questo, dice ma no, la natura c'è anche se non c'è l'uomo. Ma vedi, appunto, tra di noi c'è un credente e uno che invece non crede, quindi è tutto normale, io ci credo che c'è la natura. Si parlava per esempio di rispetto per la natura, ma la natura non ha bisogno di essere rispettata, tutto è naturale, sempre. Facciamo una bella guerra termonucleare, spianiamo tutta la terra, gli scarafaggi sopravvivono e forse sono più contenti, inquiniamo tutto in maniera pazzesca con ossido di carbonio, ma l'atmosfera della terra è stata fatta di anidride carbonica per milioni di anni, dei protozoi, purtroppo. C'erano dei protozoi che impazzivano di gioia con quelle cose lì, invece noi
chiamiamo natura, la nostra natura, cioè ci guardiamo allo specchio e diciamo che bella questa natura dove ci siamo noi e ci troviamo bene. Però intendiamoci, tu non a caso citi sempre il protozoo, perché comunque anche il alce e il gabbiano, benissimo, ammettiamo anche lo scarafaggio, ma invece il cervo e il gabbiano la pensano come noi e tutto sommato io faccio meno fatica a solidarizzare con loro, perché voglio dire, cosa c'è di più naturale del petrolio che sta sgorgando nel Golfo del Messico? A meno che nel frattempo non abbiano trovato il modo di fermarlo, perché noi qui di notizie non ne abbiamo, tranne i risultati delle partite di calcio, ma per il resto siamo rimasti felicemente fuori da qualunque contatto con i grandi eventi mondiali. Se non hanno trovato il modo di fermarlo, il petrolio continua a sgorgare dal fondo dell'oceano. Ma è naturalissimo, il petrolio stava già lì, mica ce l'abbiamo messo noi. Quindi tu hai ragione, niente di più naturale. Però poi, come dire, le balene coperte di petrolio o i gabbiani che non riescono più a volare, tanto per fare delle immagini strappalacrime e banali, però ahimè è così, no? Quelli non sono contenti neanche loro. Allora, tutto sommato, protozoo e scarafaggio da una parte e tutti noi e tutti gli uccelli, i mammiferi e i pesci dall'altra, io tutto sommato non ho dubbi da che parte stare. No, ma hai anche probabilmente ragione, ma anch'io sto da quella parte lì, però so che sto da una parte. Però cioè, ti dispiace fare una scelta così banale e cerchi in qualche modo di vedere se non si può sostenere anche l'altra causa? No, io non sostengo l'altra causa, ma sostengo il fatto che c'è stata una scelta, cioè che siamo noi che decidiamo che ci piace una certa natura. E secondo me questo è anche un discorso di responsabilità, di consapevolezza, e non può esserci un affidamento alla natura. Cioè non esiste la cosa naturale quindi buona, no, ci sono le cose che sono coerenti con la natura come la vogliamo noi e le cose che non sono coerenti con la natura come la vogliamo noi, che non sono più cattive, ci sono un po' più ostili e quindi non ci piacciono, però non sono innaturali. Quando c'erano i poveri dinosauri e gli è cascata la luna sulla testa, sono morti tutti, probabilmente naturale. Si sono seccati, ma era una cosa naturalissima. No, d'accordo, poi comunque è chiaro che la natura, quando tu dici la natura non esiste, c'è un senso in cui questa affermazione può essere vera, ed è che comunque l'uomo è arrivato dappertutto e la modifica anche quando a noi non sembra. Tu prendi questa Norvegia, che è immensa e disabitata, perché quanti sono alla fine, abbiamo appurato 6 milioni. 6 milioni. Ecco, benissimo. Ci hanno anche spiegato quanto è lunga, che se tu la giri sulla punta sud, la giri e arrivi a Roma. Esatto, se la fai ruotare su Oslo, la punta della Norvegia arriva a Roma, tanto per capire quanto è lunga. Dopodiché questa Norvegia, che a noi sembra piena di boschi incontaminati, in quei boschi incontaminati però, a parte i sentieri, che in certi punti se l'intervento umano fosse più pesante uno potrebbe anche essere contento naturalmente, però c'è uno sfruttamento intensissimo, ci sono enormi greggi di pecore di cui noi vediamo in realtà soltanto delle frange, e mi raccontava proprio il nostro padron di casa ieri sera, che lui appunto è un agricoltore, è il capo del consorzio degli allevatori di pecore di questa parrocchia o di questa provincia, non ho capito, comunque di qui, e siccome lui è il capo del consorzio, il governo del regno gli manda regolarmente degli SMS sul cellulare per avvertirlo quando succede che in una certa zona hanno trovato delle pecore ammazzate dai lupi. Perché qua ci stanno i lupi, stanno tornando. Noi non li vedremo mai, ma stanno tornando. Speriamo. Ma io, sommato, ci metterei quasi la mano. Io li vedrei volentieri, ma non li vedremo. Preferisco l'alce. Però torneranno, sono qui, e questi boschi sono il luogo di una battaglia fra i pastori che nel bosco hanno le loro pecore e nelle radure hanno i loro pascoli, il lupo che se ne sta nascosto e ogni tanto si mangia una pecora, poi arriva uno e trova la pecora mangiata, telefona a Oslo dal ministero mandano gli SMS a tutti gli allevatori del regno per avvertirli che lì ci sono i lupi, gli allevatori si mettono d'accordo e dicono qui dobbiamo pagarci un cacciatore che ci faccia fuori un lupo e un avvocato che ottenga dal governo il permesso di far fuori un lupo. Questo povero signore ieri sera era molto triste perché diceva sì, noi ci siamo tassati, abbiamo ottenuto il permesso di far cacciare un lupo,
per sfoltire un pochino, perché non sono ancora le orde fameliche evidentemente. Abbiamo assunto il cacciatore. Oh, questo non va, ammazzare due lupi. E a questo punto noi siamo nelle grane, cioè abbiamo il processo per il lupo di troppo. E diceva mugugnando, così non si può continuare. Lì appunto ammazzare i lupi è naturale o innaturale? Mi diciamo c'è anche qualche orso. Forse l'orso non viene multato se ammazza i lupi o comunque non sanno cosa fargli. Però è appunto un discorso che trascende completamente la nostra dimensione etica. La natura va, corre, qui ha creato la vita in questo modo. Secondo... La natura corre, noi ci arranchiamo in mezzo e siamo sempre un po' sospesi fra la natura e invece, come dire, la civiltà. È incredibile la facilità con cui si passa dal sentiero sperso nel bosco dove ti sembra di essere come 2000 anni fa, poi però tendi l'orecchio, cos'è quel rumorino? Sarà un fiume? No, naturalmente è l'autostrada con i camion che ci passano sopra. Però adesso noi non possiamo dimenticare una cosa importantissima, siamo a Kvam. Dice, cosa vuol dire essere a Kvam? Vuol dire essere nel paese di Peer Gynt. Ma dai, ma questo non me l'avevi detto, non vale. Questo è il paese di Peer Gynt e dovrebbe esserci anche da qualche parte qui a Kvam, che noi batteremo palmo a palmo, la statua di Peer Gynt. Da qualche parte. E sono stato provveduto nel frattempo di un dépliant dove si vedono molte cose, ma non la statua di Peer Gynt. Però ci sono dei norvegesi in bizzarri costumi che evidentemente stanno rappresentando la saga. Perché Peer Gynt è poi uno, forse il più famoso personaggio della letteratura norvegese. La quale effettivamente non trabocca di personaggi di celebrità mondiale. Sì, è vero, però Peer Gynt è un personaggio di celebrità mondiale. Buongiorno da Sergio Valsania e Alessandro Barbero. Dobbiamo esordire dicendo che ci siamo presi delle grosse libertà oggi. Ci siamo basati sulla regola fondamentale del pellegrino, arrivare il prima possibile senza percorrere strade troppo frequentate. Questo chiaramente possiamo farlo noi che a differenza del pellegrino medievale disponiamo di cartine e guide che ci avvertono in anticipo di buona parte delle trappole. Non di tutte, ma da quando abbiamo imparato quante sono le trappole abbiamo anche imparato a studiare le carte prima di muoverci. E in questo caso devo dire che studiarle ieri è stato veramente fondamentale, perché il sentiero continuava sul lato giusto della valle, inerpicandosi in modo terrificante su per valli e costoni. Nella guida, le pagine che lo descrivevano, la parola più frequente era salire su e scendere giù, e questo molte volte per pagina. E devo anche dire che con preveggenza Sergio, già da tutto il giorno, mentre camminavamo, guardava dall'altra parte della valle e diceva «Ma guarda lì che bella quella stradina che passa sotto sotto lungo il fiume». E infatti di qua dal fiume, cioè nella parte est della valle, c'è la E6 che è la strada di grande scorrimento, dall'altra parte c'è una strada praticamente di servizio per pochi abitanti. Io come gioco avevo anche pensato di contare quante macchine avremmo incontrato lungo quella strada. Poi arrivato a 5 o 6 ti sei stufato perché erano troppe. Sì, infatti. E anche per vedere la valle da una prospettiva diversa da quella la quale abbiamo vista di solito, perché i nostri amici norvegesi tendono al grande paesaggio. Questa volta invece siamo passati proprio bordo bordo al fiume, seguendolo anche nelle sue ansie. Fra l'altro abbiamo visto qualche bel animaletto che non ci era capitato di vedere altre volte. Sì, per esempio un volo di aironi, per carità ormai l'airone cenerino è tornato anche da noi nelle risaie, però vederne 6 o 8, quanti erano questi che si alzano all'improvviso in mezzo a queste isolette del fiume, è comunque sempre una bella vista. Va detto che il paesaggio sta un po' cambiando nonostante tutto, perché è chiaramente un po' più nordico, sembra ridicolo dirlo, ma perché eravamo già abbastanza a nord al momento della partenza, però la valle si va restringendo, è molto meno abitata, anche le case dei contadini cambiano aspetto, ce ne sono molte meno di quelle dipinte in rosso squillante o in altri colori così sgargianti, sono quasi tutte marroni oppure color legno naturale, insomma tutto si fa più dimesso, come quando da noi ci si arrampica per una valle alpina di quelle un po' poco frequentate. E qui poi siamo arrivati in questa otta
che è una importante stazione sciistica e centro di sport invernali all'altezza di ben 300 metri sul livello del mare, perché quella è la piccola differenza rispetto a noi. Fra l'altro possiamo segnalare con notevole soddisfazione questa vittoria della capacità cartografica sulla forza bruta, perché siamo arrivati prima noi del pellegrino Giuseppe, il pellegrino spagnolo, che va circa due volte più veloce di noi. E infatti, passando dall'altra parte sul sentiero giusto, che sale, scende, poi sale, poi scende un po', poi sale ancora, è riuscito ad arrivare circa mezz'oretta dopo di noi. E abbiamo anche accennato, non molto, a riflettere sulla natura, perché ieri proprio mentre si parlava con Quaglio, che ci segue da Roma, per commentare la puntata di ieri, lui ci ha detto: ma la natura stimola una riflessione di tipo spirituale? E lui veramente, scusa, ma io sono sensibile a queste provocazioni, lui ha proprio detto: ma la natura non ti fa venire il sentimento, non ti fa trovare Dio, o non ti fa venire il sentimento di Dio, qualcosa del genere. L'hai trovato? Mica tanto, temo, ma che sono un irriducibile. No, è che camminando in questi posti, certo, che ti senti, come dire... No, aspetta, quello che sto pensando, che fatico a dire perché è vergognoso, è questo: ti vengono un sacco di idee, di sentimenti, tutti banalissimi in realtà, cioè esattamente quelli che ti puoi aspettare. Hai davanti a te una certa scelta e a seconda di come sei programmato, scegli. Puoi avere il sentimento dell'immenso, dell'immensità, puoi avere il sentimento di una comunione con il tutto, puoi avere il sentimento anche dell'inutilità di tutto questo. Certamente se sei già programmato per cercarci Dio, probabilmente lo puoi anche sentire, ecco. Ma io rimango sempre più convinto che devi essere programmato. Insomma, in definitiva hanno ragione i calvinisti. Dio si è già scelto fin dall'inizio quelli giusti, gli ha dato la fede e quelli li salva, e gli altri non c'è niente da fare. E poi abbiamo anche fatto tutte queste considerazioni nei giorni precedenti sul fatto che l'ordine della natura in realtà è un ordine che c'è se noi lo vediamo come tale, se no la natura è ordinata in ogni modo, è sempre ordinata. Sì, e tu ci stai dentro e provi delle sensazioni e delle emozioni che però in qualche modo vengono, ci sono già dentro di te. Le emozioni le provi sicuramente, anche lì è banale, però comunque il volo degli aironi ci ha emozionati tutti. A me era capitato prima un'emozione ancora più piccola da un certo punto di vista, che però mi ha colpito ancora di più, e cioè trovare un toporagno morto lungo la strada. Mi rendo conto che dire un toporagno morto non suona come una cosa carina, invece bisogna pensare che questo è un topino piccolissimo che ti sta sul palmo della mano, con un musetto aguzzo. Questo qua era morto ma intatto, non spiaccicato dalle ruote del camion, in altre parole. Era lì e sembrava ancora vivo, sembrava un giochino, quei topini di pelliccia che si fanno per i bambini. Sembrava vivo, era ancora caldo, morbido. Io l'ho raccolto perché a me sono sempre piaciuti gli animali di tutti i tipi e francamente era difficile resistere alla tentazione di accarezzarlo, talmente sembrava vivo. Tenuto in mano per un po', e gli ho lisciato un po' il pelo, me lo guardavo da una parte e dall'altra, se non fosse che era immobile, sembrava veramente di avere questa bestiolina viva in mano, che ti comunicava ancora un calore in realtà. E poi dopo un po', vabbè, ho trovato un tronco d'albero su cui metterlo, e su quel tronco appunto sembrava vivo, pronto da fotografare. Dopodiché questa è stata certamente un'emozione, ma come classificarla, come decifrarla, non è facile, insomma. Certamente non mi ha fatto venire il sentimento, come è evidente, che c'è Dio dietro tutto questo. Noi per fortuna abbiamo elaborato in tanti così anni anche secoli ormai di confronti, una società nella quale ognuno porta il suo contributo, anche la forma religiosa più sicura di sé ha comunque sempre da imparare, e più è lontano colui che gli parla, più cose porta con sé, più cose diverse ha trovato, quindi bisogna ricomporre, non frammentare. Sì, però detto così suona molto bene, ma il problema è che la religione per sua natura è fatta da gente che pensa di avere delle risposte, non da gente che pensa di avere delle domande. Poi
poi c'è chi sente dentro di sé di avere delle domande e però non se la sente di star da solo, e allora sta in una chiesa, che poi di solito è quella in cui è nato, ne riconosce magari i limiti, riconosce la diversità fra se stesso e tanti altri, specialmente quelli che comandano magari, però comunque sente che le domande che gli premono dentro, ecco, possono trovare, non dico forse una risposta, ma un inizio di risposta, una speranza di risposta, solo stando dentro alla religione che già c'era prima di lui e che lo ha accompagnato fin dall'inizio della sua vita. Però è un'eccezione, secondo me, storicamente perlomeno, il credente che privilegia la domanda. Grosso modo le religioni sono fatte per fornire delle risposte. Un sacco di gente se ne accontenta, e a quel punto, quando hai la risposta, diventa piuttosto difficile dire: ah, ma quell'altro ha una risposta sua ed è altrettanto interessante. Questo spirito che oggi qua e là si sente sostenere, promuovere, anche se non così tanto e così da tutti come sarebbe forse bene, ecco, neanche nel nostro mondo cattolico, dico nostro perché ci viviamo tutti dentro noi italiani comunque, ecco, questo spirito non è così intrinseco alla religione come l'altro, che invece consiste nel dire: volevi le risposte? Eccole qua, io ti metto le domande, catechismo, ma poi accanto a ognuno ti metto anche le risposte, sta tranquillo, e quelle lì sono quelle giuste. Ma poi la struttura di una fede religiosa è per forza anche una chiamata, un lavoro su di sé, quindi un interrogarsi. E allora, tornando alla nostra natura, poi la natura è il luogo nel quale magari ti è più facile, se non altro perché c'hai la testa libera da una serie di altre cose, riflettere e riporre la tua attenzione su delle questioni, e aggiungo, a volte anche non pensare a niente, che diventa un atto religioso, in quanto ti liberi da tutte le cose inutili alle quali pensi di solito, probabilmente in maniera blasfema. Sì, a volte per te che sei bravo e che devi comunque pensare mentre marciamo a come avvieremo la trasmissione, per me non è a volte, è lo stato normale di camminata, quello di non pensare a niente. Però volevo fare ancora un passo indietro, perché hai detto una cosa che secondo me fornisce uno spunto per agganciarci a tutti i discorsi sulla storia, cioè il mio mestiere, che abbiamo fatto nei giorni scorsi. Tu dicevi anche la religione in realtà è aperta, e io non so se intendevi questo, ma a me viene in mente il fatto che su certe cose si cambia idea progressivamente, ci sono delle soluzioni che in certe epoche sono considerate quelle prevalenti e poi in altre epoche invece vengono più o meno silenziosamente messe da parte e se ne preferiscono altre. E questo assomiglia abbastanza alla storia. Perché noi siamo abituati, ormai la storiografia scientifica va avanti da un secolo e mezzo, quindi noi ormai abbiamo avuto molte generazioni di storici che lavoravano scientificamente, con cui ci si può confrontare, e dopo un po' non puoi non accorgerti che quasi tutto quello che sostenevano i grandi storici del passato oggi non ci si crede più, magari non drammaticamente, però come minimo delle sfumature si sono introdotte e certe volte dei grossi concetti si sono abbandonati. Questa cosa qua a noi ha costretto anche, almeno quelli di noi che si gingillano con questi pensieri, a dirsi, a scoprire questa cosa tremenda, che anche quello che scriviamo noi fra un secolo o fra 50 anni o anche prima sarà considerato superato. Questa è una cosa, secondo me, è una forza da un certo punto di vista della nostra disciplina, e può dare esiti molto belli. Quando Georges Duby, che è stato uno dei grandi medievisti del Novecento, ha tentato per la prima volta intorno al 1960 una sintesi delle nostre conoscenze sull'agricoltura medievale, che allora si studiava da poco tempo, quindi non c'era l'archeologia medievale ancora, si sapeva poco nel complesso, e lui tenta questa cosa che solo uno molto coraggioso poteva tentare, cioè una sintesi di tutto l'insieme europeo, come funzionavano i sistemi agricoli. E nelle ultime righe dell'introduzione dice: bene, io a questo punto non ho che una speranza, che questo libro sia progressivamente distrutto da quelli che lo useranno e che a un certo punto non ne resti più niente, nel senso che ogni cosa che avrò detto verrà sostituita da qualcosa di meglio, da qualcosa di più complesso, di qualcosa di più dimostrato, ma questo è, io lo so, me lo aspetto ed è il mio scopo. E dunque provvisorietà delle nostre conclusioni. Non sempre, per esempio, in teologia si fa questo discorso, mi sembra, ma qui mi avventuro su un terreno minato perché queste cose le sai tu. Ma no, adesso non è che le so io queste cose, però tutta la teoria della rivelazione come processo non è che
prima fosse sbagliato, poi diventa giusto. È un progressivo disvelamento. Il dopo prosegue un itinerario che ha anche bisogno del prima per andare avanti, per esistere in quel momento. Sì, però senti, scendendo sul terreno concreto, oggi mi sento di Freddiano, dai, andiamo all'attacco, vediamo cosa succede. Per secoli San Tommaso sostanzialmente insegna tutto ciò che un buon cattolico deve credere, le soluzioni sono lì. Per secoli si è d'accordo, si segue San Tommaso, il quale dice l'embrione ha l'anima fino al primo momento, ma nemmeno per idea, figuriamoci, l'anima Dio gliela mette dentro all'ultimo momento prima che nasca, certamente quando viene formato non ce l'ha. E poi a un certo punto si comincia a dire qualcosa che è il contrario di questo, no? È lì che non mi è del tutto chiaro se è perché si è capito che San Tommaso si sbagliava. No. Si fa sempre la stessa cosa, cioè il cuore della storia del cristianesimo e del cattolicesimo è l'autonomia dell'uomo e la fede scientifica. Sembra strano, ma l'idea che il mondo abbia un ordine è un'idea che viene dai cristiani. La lotta a ogni forma di animismo è un'idea cristiana. E forse già Aristotele aveva vagamente intuito. Sì, però Aristotele viveva in una società sostanzialmente superstiziosa. La lotta a ogni forma di superstizione è dei cristiani. Quindi c'è quest'idea di avere delle risposte sulla base della conoscenza scientifica. San Tommaso aveva un certo tipo di conoscenza scientifica. Dopo di lui si scoprono i cromosomi, si scopre il DNA. Buongiorno da Sergio Valsania e Alessandro Barbero. Sempre in marcia alla volta di Trondheim, mancano circa 260-265 chilometri, ne abbiamo fatto una buona parte. Sì, in realtà oggi passando vicino a una fattoria c'erano due allegri norvegesi che ci hanno salutato e ci hanno fatto: è lunga fino a Trondheim, eh? Sì, sì, perché poi i norvegesi sono anche gente spiritosa, forse erano due troll travestiti da simpatici norvegesi. Abbiamo fatto un lungo tratto lungo il fiume, proprio lungo la riva del fiume, e lì ci siamo accorti che il nostro largo fiume che ci accompagnava è diventato completamente diverso. Sì, il fiume in realtà è davvero l'accompagnatore di questa camminata di oggi e ci ha fatto sentire forse più che ogni altro giorno che in realtà di strada ne facciamo e che ci spostiamo attraverso posti che cambiano, perché il fiume all'inizio era un vero fiume stamattina fresca, insomma, era largo con quest'acqua nera, anche abbastanza inquietante, poi pian piano c'era un tratto proprio decisamente pianeggiante, largo, bellissimo, e lì il fiume era quasi paludoso perché insomma non andava avanti, non c'era niente che lo spingeva, aveva quest'acqua verde da palude, poi risalendo comincia a stringersi un pochino e c'era un tratto, ti ricordi, che era veramente toccante perché l'acqua diventava di un turchese smagliante, mai vista una cosa simile, però fin lì era ancora un fiume. Però quando l'abbiamo attraversato le ultime due volte, fra l'altro siamo passati attraverso un bellissimo ponte di legno, e giusto mentre eravamo sopra il ponte di legno abbiamo guardato e sotto non c'era più il nostro fiume, ma c'era un torrente che scorreva impetuoso con tutta la schiuma, l'acqua bianca, e abbiamo detto: ma guarda, siamo finalmente arrivati in montagna. Noi ci siamo ponendo grossi problemi sulla tappa di domani, perché il tratto è veramente molto impegnativo. È in corso una discussione su che fare, se tentare, rischiando qualunque cosa, di aggredire il monte che supera largamente i 1000 metri, oppure se tentare una strada alternativa che continui a risalire questa valle, evitando il monte e nel contempo evitando la S6. Sì, va detto che le cartine che ci hanno accompagnato fedelmente in tutto il nostro percorso diventano sempre più minacciose, perché uno dei riti del nostro percorso è la distribuzione serale delle cartine da parte di Giovanna Savignano, che ci permette poi di meditare nottetempo sulle fatiche che ci aspettano il giorno dopo. Le tappe si distinguono anche in tappe da due cartine, quelle facili, e tappe da tre cartine, quelle più impegnative. E però le cartine finora erano molto rassicuranti, perché segnavano i boschi in verde, segnavano i pascoli in giallo ed era tutto verde o giallo. A partire da adesso le cartine diventano largamente bianche e noi abbiamo escluso, guardandoci intorno, che il bianco voglia dire nevi eterne e ghiacciai, però è lo stesso piuttosto inquietante, anche perché vedo qui
delle cime 1200, 1300, 1600, insomma queste sono vere montagne, e il fatto che siano segnate in bianco su queste cartine in qualche modo psicologicamente le rende più minacciose. Comunque questo è domani, e domani è un altro giorno, e possiamo un po', dobbiamo anzi più che possiamo tornare alla giornata di oggi per raccontare anche un po' quello che ci siamo detti nel cammino. E siccome appunto Alessandro ieri ha vestito per un attimo i panni di Pier Giorgio Di Freddi, io ho accolto in pieno la provocazione, gli ho detto: ma senti, tu che sei uno storico, tu che sei un medievista, puoi sfuggire all'evidenza del fatto che le radici della nostra società siano collegate in maniera praticamente indissolubile con quello che è stata e che è tuttora la grande religione del continente europeo, ossia il cristianesimo? Ma sai, il problema è che questa metafora delle radici è una metafora ingannevole, perché quando uno dice le radici pensa sempre, a meno che non sia un botanico, a quelle, alle radici come si fanno nei disegnini dei libri di scuola, insomma, un po' di radichette sottoterra, ma mica tante. In realtà le radici di una civiltà, per capirle bisognerebbe rileggersi quelle pagine di Salgari, che tu ed io abbiamo concordato di continuare a chiamare Salgari, come lo chiamavamo da bambino, benché dal punto di vista linguistico sia chiaro che quelli lì erano, insomma, i suoi antenati erano gente che andava a raccogliere salici, quindi dei Salgari probabilmente, ma noi continuiamo a chiamarlo Salgari. E lì sì che ci sono le radici, la metafora giusta. Hai presente le mangrovie e i paletuvieri che si intrecciano all'infinito in queste paludi? Quelle sono le radici, e allora nelle radici c'è di tutto effettivamente. Non c'è nessun dubbio che il cristianesimo è una delle radici, no, di questo nostro mondo occidentale di oggi, che nei secoli si è aggrovigliato e contorto insieme a mille altre radici che lo hanno trasformato, modificato, e sono state modificate da lui. In altre parole, il cristianesimo è venuto su con una certa disponibilità al dialogo con la scienza, al dialogo con la ricerca, con una certa disponibilità verso l'individualismo e verso la libertà. Sto riassumendo rapidamente cose che ci sono costate ore di discussione naturalmente per arrivare a mettere a fuoco questi concetti, una certa disponibilità che però è dovuta al fatto che è venuto fuori qui nel mondo greco-romano, dove c'erano già altre radici pronte a intrecciarsi. Se il cristianesimo fosse nato in Nepal sarebbe tutta un'altra cosa. E qui facciamo quel balzo stranissimo per cui la differenza fra le religioni poi diventa anche una cosa relativa. Ma sì, infatti questo fatto che le religioni sono tutte buone, per, come dire, sintetizzare e semplificare eccessivamente il tuo pensiero, che ogni religione comunque è il modo di Dio di parlare agli uomini di quel dato luogo, di quella data epoca, che hanno quella certa cultura, che parlano quella certa lingua, ma che insomma in ogni religione Dio parla. Ecco, questa è una gran bella cosa che naturalmente spiazza chi religioso non si sente. Io non posso negare che io mi trovo molto più a mio agio con quei religiosi che sono peraltro la grande maggioranza storicamente, i quali tendono a dire: no, niente storie, la nostra religione è quella vera, tutte quelle altre sono false e vengono dal diavolo. Ecco, con quei religiosi lì non dico che si va a colazione insieme, però ci si può capire, perché loro ti fanno una proposta, ti dicono: credi quello che credo io e sarai salvato. E tutti gli altri, guarda che non credere a quello che dicono loro, guai, tienti alla larga. Quando invece, ecco, questo qui ci si muove in un terreno riconoscibile, perché mi viene fatta una proposta, ripeto. Quando invece mi si dice: ma ogni religione, che sia l'induismo, che sia quello dei usiamo un termine fuori moda, dei selvaggi della Papuasia, e c'è sempre Salgari evidentemente che agisce dentro di me, che sia quella dei Tugs, della Dea Kali, o che sia il cristianesimo nelle sue varie forme, è sempre Dio che parla, allora il poveretto che Dio non lo sente parlare dentro di sé si ritrova a dire: ma che solo io devo stare qua, non ho capito, tutti gli altri Dio gli parla, gli lascia fare quello che vogliono, i sacrifici umani, a uno gli dice: tu non mangiare il maiale, all'altro: tu mangialo, a te niente vino, tu invece tutte le domeniche il vino, la comunione, uno col pane, l'altro solo col vino, va bene tutto, e soltanto noi, che Dio non lo vediamo e non lo sentiamo, e siamo abbastanza convinti che non c'è, solo noi dobbiamo restare fregati. Beh, in un certo senso sì. Perché è come protestare per il daltonismo, no? Cioè, solo noi non vediamo i colori. Non lo so se sia poi... Scusami, però io sarei d'accordo se io fossi daltonico e non vedessi i colori
e intorno a me fosse pieno di gente che dice: guarda che bel prato viola. Viola? Ma scherzi, è azzurro. Ma dai, non dire stupidaggine, chiaramente a pallini verdi e neri. Ecco, in un mondo così io mi terrei il mio daltonismo senza farmi troppi problemi. E questo è il mondo delle religioni, effettivamente. Ma tutti quelli che vedono il prato colorato ti dicono che sentono una presenza, o sentono un vuoto, una mancanza, sentono un bisogno di comunicazione. Poi tu aggiungi, dici: sì, ma ognuno lo fa a modo suo. E questa è poi la storia del cammino dell'uomo, che è centrata su una ricerca, non sull'avere già trovato. Sì, però scusami, ti interrompo. Le religioni antiche effettivamente erano basate proprio su questo, su questa idea che ognuno cerca e ognuno trova, e ognuno mostra, come dire, il suo rispetto verso ciò che sente che c'è, lo mostra a modo suo, può anche non sapere affatto che presenza si trova in quel momento, no? Nel mondo antico ci sono queste bellissime iscrizioni, certe volte tu trovi l'iscrizione alla dea Minerva che qui guarisce gli ammalati, trova l'iscrizione al dio Ares che qua protegge i guerrieri di passaggio, e trovi anche l'iscrizione al dio sconosciuto di questo luogo. Ci sono cippi antichi fatti così, perché uno sa che un dio lì ci deve essere, non lo conosci, pazienza, non importa. Tutte queste religioni antiche non usano mai il verbo credere. Il concetto di credere è del tutto assente, e se uno avesse chiesto a un antico, se, come noi di solito gli chiediamo, perché uno dei grandi nostri problemi è se gli antichi credevano veramente agli dèi, no? È un problema mal posto. Però invece tu non mi negherai che le grandi religioni monoteiste sono tutte incentrate su questa cosa del credere. Vogliono che tu creda qualcosa. E allora diventa difficile per chi si vede un menù con così tante offerte diverse scegliere fra una di quelle. Quando poi ti dicono: non importa, scegli pure quello che vuoi, solo se vuoi digiunare va male, sei malvagio, e allora ti senti un po' messo nell'angolo. No, ma non, la questione sta nel fatto che se uno pensa di avere una ricchezza, di avere uno strumento per vedere appunto i colori, e immagina che qualcun altro non li veda perché tiene gli occhi chiusi, ma sente la necessità totale di dirgli: guarda, non tenere gli occhi chiusi, o più semplicemente, quando noi diciamo a un amico: ascolta questo disco, gli proponiamo, o leggi questo libro, vai a vedere quella mostra, fai quel viaggio, fai quel pellegrinaggio, fai un pellegrinaggio, dice: ma mi stanco. Eh sì, chiaro, ci stanchiamo, poi la sera siamo provati, magari ci fanno male i muscoli, però uno dice: vivi un'esperienza che fa parte dell'umanità e che forse ti arricchisce, ti diverte, ti fa più felice. Questo è quello che si dice, non sei malvagio, No, quanto all'arricchire questa esperienza, in un senso puramente spirituale, senza dubbio mi arricchisce e mi arricchirà. Del resto sono qui a farlo, quindi come vedi. Quanto al che cosa vedi se tieni gli occhi aperti, questo ci costringe a fare qualche appunto su cosa abbiamo visto oggi durante la nostra marcia, perché qui noi siamo in un terreno che ormai tutti i segnali ci dicono ricchissimo di animali, che se ne stanno però per lo più ben nascosti nelle loro foreste. Però ogni tanto qualche segnale c'è. Devo dire che noi pellegrini di gruppo siamo i più sfortunati da questo punto di vista, perché il pellegrino Giuseppe, quando se ne andava ancora da solo nei giorni scorsi, ha visto l'alce. E noi prima di partire dall'Italia abbiamo detto: adesso là vedremo l'alce. Finora non si è visto, ma Giuseppe l'ha visto. Il nostro gruppo motorizzato di supporto, che consuma benzina, si sposta sull'asfalto, niente, appena si è fermato ha visto il cervo, o meglio la cerbiatta, che sculettava nel campo, secondo la loro efficace descrizione, e che è sparita in due salti. Noi però, arrivati quasi ormai al mitico ponte che doveva condurci al nostro ostello, abbiamo visto un tipico mammifero norvegese, ovvero il lama, perché a sorpresa due lama erano tenuti in una specie di aia in uno spiazzo, ed erano due lama tranquillissimi, non ci hanno neanche sputato in faccia, ma anzi, quando abbiamo offerto qualcosa da mangiare se lo
sono mangiato molto allegramente, ce ne siamo andati dicendo certo questo è un tipico paesaggio andino. Evidentemente ci siamo anche confessati a vicenda che noi le Ande non le abbiamo mica mai viste, quindi saranno così probabilmente, in base all'altro principio che è emerso durante questo pellegrinaggio, cioè che il mondo è tutto uguale, perché noi a ogni svolta diciamo guarda come sembra la Val di Susa, si può variare il nome della valle ma sostanzialmente le nostre reazioni sono le stesse. Questi posti sono bellissimi ma non particolarmente esotici per chi conosca le Alpi. Il lama era una chiazza di esotismo, anzi i due lama erano una chiazza di simpatico esotismo. Buenos días da Sergio Alzania e Alessandro Barbero. E buenos días dipende dal fatto che ormai lo spagnolo qui impazza, perché come capita si parla la lingua del posto, quindi la poliglotta norvegia lo spagnolo domina. No, e il nostro pellegrino di riferimento è spagnolo, e un po' alla volta lo spagnolo è entrato nel nostro parlare comune. Ci capita di dire una mas quando vogliamo un'altra birra, e la cosa strana è che capiscono perfettamente e ci portano anche un'altra birra qui sulla via di Olaf, mentre stiamo camminando ormai più molto prossimi alla meta, perché mancano poco più di 200 chilometri. L'ottimismo sfrenato è una caratteristica del pellegrino. Sì, però insomma dal libro che abbiamo siamo 409 chilometri distanti da Oslo e appena 234 da Trondheim, che è la nostra meta, quindi abbiamo fatto un bel pezzo di strada qui a Fokstugu, almeno così è scritto. Poi in norvegese si può scrivere tutto in almeno due modi diversi, abbiamo assicurato. Sì, e si legge in una varietà di modi stranissimi. Oggi, tappa faticosa però bellissima, per raccontare com'è andata bisogna però partire dal grande consiglio di guerra che è stato fatto ieri sera, perché ci giungevano informazioni molto diverse sul percorso che avremmo dovuto fare. La cartina era abbastanza inquietante perché dava una lunga camminata di fondovalle, più di 15 chilometri, e poi l'inerpicarsi nello sconosciuto, nel bianco, lo sconosciuto, l'imprevedibile. Poi la grande zona bianca, misteriosa, era in realtà, come ci è stato spiegato, lo Hardebacken, cioè la montagna dura. E sul fatto che era dura tutte le informazioni sembravano convergere. Giravano queste voci terroristiche di laghi ghiacciati, acquitrini dove interi eserciti potevano scomparire, e soprattutto di salite micidiali che gli stessi norvegesi facevano piangendo. Sì, e allora ci siamo consultati e una delle figure di riferimento è stato appunto il pellegrino Giuseppe, il pellegrino spagnolo, molto molto rigoroso, molto preciso. Ha detto se è un sentiero tracciato che fa parte del percorso si può sicuramente fare, e io lo farò, voi fate un po' quello che volete. Noi abbiamo visto che in effetti era possibile girarci attorno, però era molto faticoso. E poi c'era anche un fatto sostanziale, decisivo. Chieri Alessandro Barbero ha detto questi posti non sono esotici, e invece magari lì c'era l'esotismo. Per una legge scientifica che non è stata ancora ben scoperta e definita, ma che chiaramente esiste, basta lamentarsi di qualcosa per essere soddisfatti. No, questo fa parte delle equazioni di Odifreddi, una delle quali per esempio è stata dimostrata anche oggi, perché sempre Alessandro Barbero ha fatto un esperimento sulle zanzare. Perché noi ci portiamo dietro questo straordinario strumento che credo si possa anche menzionare, perché non è un marchio, è un principio attivo, il Ledum palustre, che è questo estratto di qualche pianta che non voglio neanche sapere, che fa schifo alle zanzare e probabilmente anche a tutti gli altri. Però insomma, ho visto che gli altri pellegrini si tengono sì un po' a distanza da me, ma non troppa, perché questa roba, se la si prende con impegno e continuità, ti dà un profumo al sudore che non piace alle zanzare. Ed effettivamente io l'ho presa con zelo, dopo aver consultato in internet ogni sorta di siti che ne parlano, l'ho preso con zelo a partire dall'aeroporto di Malpensa praticamente,
e non sono mai stato toccato da una zanzara. Passavo in mezzo a foreste e acquitrini, vedevo i compagni agitarsi per allontanare gli fastidiosi insetti, io neanche me ne accorgevo. Ieri mi son detto, visto che scaliamo la montagna, fin lì non arriveranno, e per pura accidia non ho più preso le pastigliette. Oh, stamattina mi hanno divorato vivo. Immediatamente, e così appunto, appena detto non è abbastanza esotico, abbiamo trovato questo pezzo che invece sembrava dovesse essere molto particolare. Sì, qua ci siamo portati in alta quota, che qua vuol dire dopo i 1000 metri sostanzialmente, ed effettivamente il mondo cambia. La tappa non è stata affatto massacrante come si temeva, anzi, giusto un po' la discesa alla fine che tagliava un po' i piedi, ma è stata una tappa familiare dal punto di vista di un piemontese che quando va in montagna è abituato che si va su, 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 su e poi si scende giù, 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 giù. Facciamo le cose in maniera ordinata. Prima si sale, poi si scende. Prima si sale, poi si arriva e poi si scende, ovviamente. Ed è stato così. E qui, arrivati in quota, ci siamo trovati in questo paesaggio un po' lunare, effettivamente. Questo altopiano vagamente acquitrinoso. La flora, come dire, d'alto fusto si era esaurita da tempo, lì nessun albero ce la può fare, quindi c'è un momento molto netto in cui gli alberi finiscono, tu sali ancora un po' e ti trovi in mezzo a questa tundra sostanzialmente dove prosperano licheni di ogni genere, arbusti ad altezza di caviglia, non oltre, uccellini che non hanno mai visto un uomo, per cui ostinatamente ti vengono dietro chiedendoti qualcosa nel loro linguaggio, solo che tu non capisci bene, li guardi con aria ottusa, poi dopo un po' vai avanti, e in lontananza quote ancora più alte, innevate. E così si andava avanti e avanti. No, la neve l'abbiamo sfiorata, cioè avremmo potuto tranquillamente allontanarci di 50 metri dal sentiero e lì c'era la neve in dosi più che sufficienti per fare a pallare. E anche qui dove siamo adesso la si vede, ma di questo fra poco. Sì, perché siamo arrivati in un posto molto caratteristico del percorso, cioè noi a volte dormiamo, ci fermiamo in luoghi che hanno più l'aria del motel americano. Questi luoghi hanno l'aspetto dei luoghi di frontiera americani, della cinematografia americana. Sì, con tutte queste fattorie sparse dove uno dice chissà che vita bucolica si conduce, in realtà gli abitanti non aspettano altro che il sabato sera per salire sui loro pick-up e andare in certi enormi spiazzali asfaltati dove tutto intorno ci sono i fast food, i posti dove si sente la musica, i grandi magazzini e così via. Probabilmente allo stesso modo degli americani, immagino. Assolutamente sì, il nulla punteggiato di abitazioni isolate e poi il centro, come commentavamo ieri, appunto la loro idea di centro è un enorme piazzale asfaltato con tutto intorno una serie di edifici finto rustici che contengono ogni piacere e delizia. E adesso siamo in questo luogo che ha una storia abbastanza particolare perché è stato istituito qualche secolo fa dal re, sembra, proprio per sostenere i pellegrini o comunque i passanti, perché poi qui pellegrini non ce ne sono tantissimi, però passanti invece folle sterminate. Comunque qualcuno passa e magari c'è anche bisogno di fermarsi e di ristorarsi. E poi era diventata una stazione termale, non tanto termale quanto un sanatorio, e qui siamo a meno di 1000 metri d'altezza, mi immagino, però siamo in montagna e quindi faceva freddo e magari faceva bene. Sì, intendiamoci, appunto, meno di 1000 metri, ma siamo in un posto dove se uno guarda fuori vede la neve, a luglio, immaginati quello che vedono negli altri mesi dell'anno. Sì, sì, quindi se uno vuole il fresco non è quello che gli manca, tira anche un bel vento teso, per cui senza giacca a vento non si può andare in giro. E poi la storia successiva è stata la storia della guerra, perché durante la guerra la Norvegia è stata invasa dai tedeschi e proprio in questi edifici, siccome era un posto di un certo livello, sono venuti i tedeschi e abitavano qui. Tant'è vero che l'edificio principale dove i tedeschi si sono insediati, poi i padroni di casa hanno rifiutato di tornarci dentro ed è tuttora
ancora vuoto. Poi stanotte però andiamo a vedere se per caso non si riesce a forzare una porticina, se dentro non c'è ancora qualche reliquia. Però descriviamoli questi edifici, perché l'idea stessa di edificio che hanno qui è diversa da quella che secondo me la parola può evocare nei nostri ascoltatori. Perché questa è, come dire, la tipica fattoria padronale ricca norvegese. Quindi intanto sono parecchi edifici, dentro la cinta ce ne sono parecchi e sono edifici di legno, e quelli d'abitazione, specialmente quelli padronali, sono di assi verniciate in bei colori pastello, mentre quelli di servizio sono di tronchi hard con i tetti su cui cresce l'erba. Sì, perché questa cosa dell'erba sui tetti, che è, noi la conosciamo perché c'è nel Signore degli Anelli, le case degli Hobbit hanno l'erba sui tetti, qui molte case hanno l'erba sui tetti perché è un sistema che sembra essere molto efficace di coibentazione. Ci hanno anche spiegato che per farlo bene bisogna mettere prima l'erba rovesciata con le radici all'insù, si aspetta un po' che piova e poi si gira l'erba e si rimette con le radici in giù. Questo anche per liberarla della terra, perché se no c'è troppa terra, allora pesa troppo sulla casa. Io non avevo capito niente, avevo capito che prima mettessero uno strato di zolle con l'erba in giù e poi sopra un altro strato con l'erba in alto. E vedo fra i nostri compagni qualcuno che fa segno che sta dalla mia parte. Tuttavia ne ridiscuteremo in dettaglio con la padrona di casa, che sa tutto e che è prontissima a fornire informazioni in diverse lingue. Ah, sicuramente, perché la padrona di casa qui è una di quelle figure mitiche, comunque sorprendenti, che ci ha accolto, dice, chiedendoci scusa che non parlava italiano, però dice: preferite che parliamo in francese o in inglese? A quel punto, mentre parlavamo in inglese, lei un inglese oxfordiano, è arrivato il nostro amico pellegrino Giuseppe Spagnolo, che ha interloquito in spagnolo. La signora immediatamente si è rivolta a lui per uno splendido castigliano impeccabile. E cosa fa qui questa signora? Bah! Si annoia moltissimo probabilmente e non aspetta altro che il momento di avere delle vittime, come in questo caso avrà fra poco. Perché la signora, come tutti abbiamo appurato ormai, i proprietari di vecchie fattorie norvegesi che ospitano pellegrini, ben inteso il termine ospitare non deve far pensare che lo facciano gratis, è tutt'altro, tuttavia la signora ha come suo principale divertimento nella vita, almeno d'estate quando c'è qualcuno, raccontare l'antichità della casa, e in questo caso ne avrà parecchio da raccontare. Una caratteristica dei padroni di casa norvegesi è che la prima cosa che ti dicono quando entri è da quante generazioni la loro famiglia abita lì. In questo caso siamo a 11 generazioni. Sì, come i lord inglesi che sono il settimo duca di Bedford, sì, appunto, con queste caratteristiche qua. Noi oggi nel camminare non abbiamo fatto molte riflessioni. A un certo punto Alessandro Barbero mi ha anche detto: stavo pensando una cosa proprio bellissima, però me la sono dimenticato perché era che abbiamo trovato un pantano, non so. È quando abbiamo sbagliato strada. Quando abbiamo sbagliato strada, e lì c'è un rapporto di causa effetto evidente. Tu che non stavi pensando a niente ti sei accorto che avevamo sbagliato strada, e nell'istante in cui l'hai detto la notizia è così tragica, mi ha immediatamente cancellato con un tastino tutto quello che stavo pensando. Io però stavo anche facendo ancora una riflessione legata alla signora, alla nostra padrona di casa, donna peraltro alta nettamente più di noi, tu direi non ci vuole neanche molto, però comunque nettamente più alta di noi, con capelli grigio ferro, occhi grigio ferro, certamente un carattere grigio ferro inattingibile, gentilissima in tutte le lingue, come dire, con quell'aria anche lievemente spiritata che hanno spesso i norvegesi, specialmente quelli che abitano a quota 1000. E io pensavo che una delle caratteristiche in realtà profonde del pellegrino è l'ingratitudine, perché noi siamo stati accolti qui in una magione del XVIII secolo da una padrona di casa che ci ha spiegato subito non solo il fatto delle 11 generazioni, ma anche il fatto che l'intera casa è ammobiliata con mobili del XVIII secolo. Quando ce n'era uno del XIX, l'ha subito indicato con aria di scusa, prima che ce ne accorgessimo da soli. E in questa meravigliosa casa del XVIII secolo, con 6 stanze da letto, naturalmente c'è un solo bagno.
E alcuni fra i pellegrini, anziché essere grati per essere ospitati in questa meraviglia, come questa stanza dove siamo noi adesso, con la pelle di alce appesa alla parete e fotografie di antichi norvegesi dall'aria severissima che ci guardano e ci fissano chiedendosi cosa ci facciamo qua, noi anziché essere grati, ecco, alcuni fra i pellegrini commentavano che insomma uno dovrebbe scegliere: o fai il museo oppure ospiti la gente, ma se ospiti la gente fai un po' più di un solo bagno per 6 stanze da letto, se invece fai il museo fai pagare, però non obblighi la gente a visitarlo, solo quelli che vogliono lo visitano. E io mi sono convinto che appunto i pellegrinaggi, come già da tempo pensavo, fanno malissimo alla morale, suscitano i peggiori sentimenti, fra cui appunto l'ingratitudine. No, questa è una riflessione molto accorta, perché esiste una diffidenza nei confronti di chi ha tracciato il percorso, esiste anche una sorta di arroganza e di prepotenza del pellegrino, oltre all'ingratitudine. La diffidenza verso le popolazioni stanziali, ogni persona che se ne sta ferma nel giardino di casa sua è potenzialmente ostile. Più che ostile, si dubita di essere compresi. Il pellegrino è uno che sempre dubita che si sia capito perfettamente quello che sta facendo. E sul fatto che dubiti che si sia capito cosa sta facendo non ha tutti i torti, perché lui stesso in cuor suo alberga qualche dubbio probabilmente. Ah, questo senz'altro. Buongiorno da Sergio Valsania. E Alessandro Barbero. Sempre sulla via di Olaf siamo arrivati in un posto e non sappiamo bene come si pronuncia, perché c'ha una in lunga. Noi lo pronunciamo Jerkin e quindi lo teniamo per Jerkin. Oggi altra giornata, possiamo dire, epica. Sì, certamente, giornata di alta montagna e giornata di grandi emozioni paesaggistiche. Giusto per smentire quello che avevo detto l'altro ieri, che il paesaggio è bello, ma che tutto sommato sembra la Val d'Aosta. Non sembra affatto la Val d'Aosta, sembra, che so, più l'Irlanda forse, la Scozia. Assomiglia molto alla Norvegia, devo dire. Sì, quasi uguale alla Norvegia, con una vegetazione bassissima. E io ho fatto delle valutazioni sulla tavolozza di Dio. La tavolozza che è usata da queste parti è una tavolozza quasi tutta di verdi con pochi giallini ogni tanto, però molto variata ugualmente. I giallini sono quei fiorellini che da noi ci sono soprattutto in primavera, e qua evidentemente prima che finisca la primavera è già inverno di nuovo, e di conseguenza restano tutto il tempo. Sì, e però ci sono tutte quelle piante di montagna che stanno molto basse e che devono resistere al vento, che abbiamo trovato, devo dire, con larghezza, abbondanza. Non possiamo lamentarci che ci sia mancato il vento. Sì, specialmente devo dire il primo tratto è stato impegnativo, perché il primo tratto, ricordiamoci che siamo partiti dalla leggendaria fattoria di Fokstugu, di cui nel frattempo abbiamo imparato anche il significato, perché la lingua norvegese, che già da dire la lingua norvegese è già una semplificazione, perché ci sono almeno 2 norvegesi ufficiali e innumerevoli dialetti, e comunque come tutte le lingue si crea le espressioni che servono effettivamente alla gente del posto per cose pratiche che bisogna distinguere l'una dall'altra. E quindi la padrona di Fokstugu, amabilissima signora svedese che dopo essere vissuta 25 anni a Parigi ha deciso di andare ad allevare pecore a 1000 metri di altezza, ci spiegava che Fokstugu in norvegese vuol dire la fattoria situata in quel posto dove quando nevica la neve non viene giù dritta dall'alto ma ti prende in faccia in orizzontale dal vento che c'è. No, la signora ci ha anche spiegato che da quando c'è lei, da 4-5 anni più o meno, hanno cominciato una trasformazione anche in senso spirituale, per cui hanno cominciato a ricostruire, anzi hanno quasi finito di ricostruire una piccola cappella tutta attorno a un sasso. Hanno scelto il sasso dell'altare, l'hanno portato lì col trattore, poi hanno rialzato tutto l'edificio attorno a questo sasso. Sì, io confesso che non ho capito bene perché volevano a tutti i costi il sasso per l'altare, ma che lo volessero era in dubbio effettivamente, e brillava una luce negli occhi mentre parlava di questo sasso. E poi ci ha spiegato che hanno riportato una serie di abitudini di pietas
che erano scomparse, per esempio suonare la campana, ma non elettricamente, vanno a mano a suonare la campana. Mi immagino d'inverno debba essere una cosa abbastanza impegnativa. E noi d'altra parte ci siamo chiesti a lungo cosa diavolo facessero d'inverno, e non è che l'hanno proprio spiegato, nel senso che il marito deve dar da mangiare a 200 pecore che durante l'estate pascolano libere tutto intorno e invece d'inverno bisogna nutrirle, e quindi lui lavora. Ma la signora non è stato chiarissimo che cosa facesse, quindi suonare la campana 3 volte al giorno mi sembra un buon modo di impegnare il tempo. Comunque la campana la suona il marito. Ho visto il marito suonare la campana. È vero, io ieri all'ora dell'Angelus ero in giro nella palude col binocolo sperando di avvistare qualche strano uccello, quindi non me lo sono sentito l'Angelus. È anche un luogo che è molto importante per le osservazioni ornitologiche, tant'è c'è un parco proprio protetto, anche se la ferrovia ha portato qualche danno. E Alessandro Barbero, anche se aveva nelle gambe decine di chilometri, non ha resistito e si è precipitato col suo cannocchiale a osservare uccelli nel parco. Sì, ero appena arrivato nella zona quando, guardando l'orologio, mi sono accorto che facevo appena in tempo a tornare indietro per la cena, altrimenti mi avreste lasciato lì, e di conseguenza ho lasciato stare il falco di palude che veleggiava, devo dire quasi raso terra, raso acqua, sopra la palude, bellissimo. L'ho lasciato e mi sono diretto verso il nostro pulmino di Gran Carriera. Però sì, questa è una zona anche di acqua, è una zona di acquitrini, è una zona di laghi che sono segnati sulla cartina e poi non si trovano perché magari ha fatto una stagione un po' secca e l'acqua è nascosta sotto il muschio e sotto il lichene, per l'appunto. È una zona dove spesso devi attraversare su apposite stradine di assi che sono stati messi lì, e se appena scivoli fuori dall'asse sembra che ci sia il muschio, ma sotto 1 centimetro di muschio c'è 1 metro d'acqua, quindi bisogna stare ben attenti a non venire fuori dall'asse. E da un asse all'altro abbiamo anche avuto modo, fermandoci, di affrontare il nostro problema teologico del giorno, diciamo, una forte richiesta di santità che viene rivolta alla Chiesa non solo dai membri stessi della Chiesa, ma anche dai laici, e invece di considerarla come una organizzazione umana, quindi con tutte le limitazioni di ogni organizzazione umana, chiedono: come mai, se è la Chiesa, non è santa? Come mai, se è la Chiesa, commette degli errori? Come mai, se è la Chiesa, alcuni dei sacerdoti ci sembrano inadeguati per un ruolo così importante come quello del sacerdozio? Naturalmente, appunto, questo è un modo di descrivere il dilemma, ce n'è un altro opposto, ed è quello a cui siamo arrivati in realtà poi oggi, di fatto, discutendo, perché tutta questa discussione partiva dalla domanda fatta a Sergio Valzania: ma tu, che riconosci così liberamente certi limiti della Chiesa, e come mai ci stai comunque dentro? Che è un modo sicuramente molto rozzo da miscredenti di porre un problema, che però è un problema reale. E in definitiva il discrimine sta proprio nel fatto che c'è chi pensa che la Chiesa può sbagliare finché vuole, ma ci deve comunque essere. La Chiesa è una necessità, e di conseguenza che sbagli è un dispiacere, è un dolore, ma non è in alcun modo qualcosa che non ne giustifica, basta non giustificarne l'esistenza. Se invece, come tu dicevi poc'anzi, uno la considera come un'organizzazione umana, allora c'è poco da fare, prendi una bilancia e 2 piatti e stai a vedere. Questa organizzazione umana fa più bene o fa più male? E mi dovete convincere che fa più bene che male, perché uno dica non che ci crede, ma perché la accetta insieme a tante altre organizzazioni umane. Complessivamente, come dire, tutti sono d'accordo che la Croce Rossa è utile e che invece la mafia sarebbe meglio se sparisse. E qualunque organizzazione umana deve misurarsi con questi 2 poli e dimostrare a quale sta più vicina. Noi abbiamo fatto anche un altro esempio camminando, che era l'esempio degli ospedali. Cioè, gli ospedali vengono criticati per una serie di ragioni, però gli ospedali, nessuno si sogna di dire aboliamo gli ospedali. Cioè, sei già in un ambito, fa piacere tu sia d'accordo, siamo già in un ambito nel quale delle cose sono necessarie. Un'altra cosa potrebbero essere i tribunali, ci sono delle critiche da rivolgere, però adesso l'ospedale dell'anima e il tribunale dell'anima
ci starei attento a dire che non serve. Però, diciamo, restando nel paragone, negli ospedali non si costringono i sani a ricoverarsi anche loro e non si criticano i sani perché sono sani e si ostinano a volerlo restare. La Chiesa in passato è stata simile a un ospedale in cui bisognava ricoverarsi per forza e finché non avevi il timbro del primario sul foglietto non eri legittimato a vivere nel consorzio civile. Oggi non è più così, però ogni tanto certi settori della Chiesa assomigliano a ospedali in cui si criticassero con una certa acidità i sani perché si ostinano a non volersi ricoverare. Ma diciamo che c'è tutta un'attenzione pubblica a garantire la nostra salute, però non vorrei saltare un pezzo, perché siccome Alessandro Barbero fa lo storico quando non fa il pellegrino, lui ha subito detto no, ma questa richiesta di santità alla Chiesa non è una novità. È una cosa che invece c'è già stata, ricorre nella storia, per esempio nel 1200, no, nel, nel XII secolo. C'era e tant'è arrivato San Francesco e ha sistemato tutto. E certo, il problema è stare a vedere quanto ci è voluto perché arrivasse San Francesco, perché poi certamente in una visione teleologica uno dice, beh sì, come dicevi tu oggi giustamente, è arrivato il dono di Dio. E quante generazioni sono vissute prima che arrivasse quello specifico dono di Dio? Se uno va a vedere, sono vissute 3 o 4 generazioni di cristiani in quell'epoca, che erano profondamente scontenti e turbati di vedere una chiesa comunque che viveva nell'agiatezza, se non nel lusso, che condivideva la gestione del potere, cosa che aveva sempre fatto la chiesa, per cui quando la gente ha cominciato a criticarla, la chiesa si è stupita moltissimo e ha anche detto, ma che vi salta in testa, scusate, ma forse che i padri non comandano i figli e che volete che noi improvvisamente smettiamo di comandare? E il padre a tavola si prende anche il pezzo più grosso dell'arrosto, notoriamente. E la chiesa era andata avanti molto a lungo così, e poi a un certo punto lo spirito del tempo, prima del dono di Dio c'è lo spirito del tempo che dice c'è più gente che sa leggere e che si legge da sola a casa il Vangelo e scopre che gli apostoli andavano in giro scalzi. Ecco, quando la gente ha scoperto che gli apostoli andavano in giro scalzi, ha cominciato a guardare le scarpe dei preti. Che poi è appunto il compito della Chiesa, perché la Chiesa non sono i preti, la Chiesa sono tutti gli uomini, perché se Cristo muore per l'umanità, però l'atto fondante che è prima del sacrificio, il Cristo esiste prima e dopo del mondo, l'incarnazione è anche l'atto di creazione del mondo. Quindi nessuno... Qui non strapperai un è vero come nel caso degli ospedali, ma comunque ti ascolto. Puoi comunque dire che sta scritto così, che anche se non lo riconosci come è vero, è qualcuno vero, l'ha scritto. È vero che qualcuno l'ha scritto. Non nego che qualcuno l'ha scritto. E fin lì si può arrivare. Per cui tutti gli uomini sono compresi, tutti gli uomini partecipano alla salvezza che viene proposta da Cristo. E a questo punto tu devi spiegarci come proponi la salvezza andandotene via domani e lasciandoci qui da soli. Oh, che tristezza, che dolore, dobbiamo toccare questo tema? Bene, sì, purtroppo la cattiva notizia di oggi è che questa è la mia ultima trasmissione, perché un'altra persona tempo fa ha deciso che dopo una dozzina di giorni ne avrei avuto abbastanza. Quell'altra persona ero io, naturalmente, però prima di cominciare mi sembrava evidente che sarebbero stati perfin troppi questi 12 giorni di camminata o quanti sono stati. Quindi è finita, il mio tempo è finito, me ne devo andare, altrimenti se non vado via il pulmino diventerà una zucca e Maurizio e Giovanna diventeranno 2 topolini e l'intera faccenda finirà molto male, quindi per salvarvi mi devo sacrificare. E me ne vado, prenderò stasera il trenino per Trondheim, dove arriverò alle 9 di sera, mentre voi ci arriverete fra una settimana dopo chissà quante altre dure fatiche. Domani mattina, se faccio in tempo a svegliarmi, andrò a salutare Re Olaf a Nidaros e poi prenderò il mio volo e tornerò in Italia. E come dire, ne parlavamo ieri di questa mia partenza e tu mi chiedevi se sarei stato capace di sintetizzare le sensazioni di queste 2 settimane, via, diciamo contando malcontà, come si dice in piemontese, queste 2 settimane. Io ti dicevo no, sintetizzare non è facile, non ci si riesce, perché sono state troppe cose e troppo diverse. Quello che posso provare a fare è sintetizzare quello che sento adesso, al momento di andare via, è la commozione sicuramente, non bisogna aver paura della commozione e di dirlo quando si è commossi. Una tristezza acuta all'idea che appunto è finito questo pezzetto di vita
diverso da tutti gli altri, diverso, irripetibile, la tristezza all'idea di lasciarvi, voi che continuate, e poi diciamolo, anche però un pochino di vigliacco, vergognoso sollievo all'idea che domani non dovrò fare 25 chilometri a piedi, non domani e non dopodomani, mai più forse. A meno che un giorno non squilli di nuovo il telefono e che una voce familiare non mi dica sono Sergio, ti va di farlo di nuovo? Ecco, in quel caso ci potremmo ripensare. E chissà dove dovremmo andare anche quest'altra volta. No, io penso anche sia giusto, oltre a ringraziare Giovanna Savignano, Maurizio Lepri e anche Marta Scazzola che ci sostiene da Roma, ringraziare proprio Alessandro Barbero che ha voluto partecipare a questa cosa che è la cosa più simile a un reality radiofonico che esista. Cioè, poi qui esiste un ambiente bellissimo, con tutti i rischi dell'ambiente bellissimo che magari non lo è, magari non piace, magari non diverte. Invece la disponibilità con la quale Alessandro si è gettato nella mischia, ha accettato anche alcune cose che sono capitate, perché il primo giorno quando è arrivato siamo usciti per cominciare la nostra passeggiata, che era peraltro di quasi 30 chilometri, e pioveva, e come un bravo soldatino si è incamminato sotto l'acqua con la giacca a vento e poi tutto bagnato e poi dentro i boschi, ma qui piove sempre, speriamo di no. Quindi c'è stata una grande disponibilità. No, ma tra l'altro bene ho fatto a non arrendermi, perché poi non è più piovuto. Ha piovuto un paio di volte durante la notte, giusto per farci trovare i pascoli con la rugiada al mattino, ma altrimenti non è più piovuto un solo giorno. È vero che questa parte della Norvegia, a quanto dicono, è di gran lunga la più secca di tutto il paese, con queste montagne che abbiamo intorno che bloccano le nubi che vengono da Trondheim. Stasera probabilmente troverò il diluvio a Trondheim, ma ormai pazienza. No, però questi sono posti dove evidentemente piove, perché sono di un verde incredibile, e quando non piove nevica, perché abbiamo trovato la neve, e quindi è andata bene. Tu insomma, fra i vari doni di Dio, per, come dire, per adeguarmi alla tua interpretazione, che ci hanno accompagnati in questi giorni, c'è anche questo. Devo dire che oggi abbiamo visto ogni sorta di clima, perché quando siamo partiti da quel luogo innominabile nel gelo, con un vento micidiale alle spalle e le nuvole che sembravano praticamente ad altezza d'uomo, lì è stata duretta. Poi abbiamo avuto sole splendente, come l'abbiamo avuto fino a un attimo fa qui. Siamo sprofondati negli acquitrini e abbiamo visto uccelli palustri, abbiamo visto cavalli, e siamo stati nell'inverno e nell'estate nello stesso giorno, direi, e probabilmente bisogna venire in Norvegia perché ti capita una cosa simile. Sì, con questo piccolo rimpianto per non aver visto il bue muschiato, che ci speravamo tanto di vedere il bue muschiato, e se lo vedremo poi ti raccontiamo com'è un bue muschiato. Il compenso... Però hai scoperto una cosa del bue muschiato. Sì, quella è stata una delle delusioni effettivamente. Non vale, mi avevano promesso il bue muschiato come autoctono, vera fauna norvegese, e invece salta fuori che da appositi cartelli che abbiamo visto lungo il percorso, perché sia chiaro, il luogo era lunare, sembrava che mai mano d'uomo avesse toccato questi posti, e invece c'erano gli appositi cartelli del servizio forestale norvegese qua e là, che ti spiegavano che se eri molto fortunato e avevi un buon binocolo, forse avresti visto il bue muschiato. Ma il bue muschiato l'hanno importato dalla Groenlandia, non è autoctono, e questa effettivamente, come dire, è una piccola fregatura. Grande idea importare il bue muschiato dalla Groenlandia, ho capito ci hanno messo anche un po' per portarlo in qua. Noi comunque, se volete sapere altro, se volete guardare due fotografie delle nostre avventure, ci trovate sulla via di Olaf, tutto attaccato, poi .blog.rai.it, e lì potete anche scaricare le nostre puntate.